Caritas, il podcast che ci prova. Oggi è il 30 giugno e in questo episodio parleremo di E3, ma anche no. A tenervi compagnia ci sono Eric, il sottoscritto Alessio e Mattia, che ci racconterà qualcosina di interessante. È successa una brutta cosa, perché noi in realtà questo episodio l'avremmo già registrato, ma noi registriamo con Audacity e il salvataggio è stato corrotto, il file è stato corrotto. Ci piace così. Non mi spiego il motivo. Motivo, poteri forti. Sì, come per chi non lo sapesse, io cerco di come Microsoft Windows direttamente. Windows, cerco sì. da anni di capire l'informatica, ma evidentemente non ci riesco. Ogni tanto sfugge dal comportamento deterministico. Sì, che in realtà non esiste. Comunque, proveremo a rifarlo. Abbiamo evitato di riproporre lo stesso episodio di nuovo, quindi fare un recap completo quasi delle conferenze e tutto il resto, ma parleremo brevemente delle tre, dei titoli più importanti che ci sono piaciuti di più e poi approfondiremo qualcosa, qualche gioco che abbiamo visto meglio nelle varie anteprime, nei vari articoli successivamente alle tre. Appunto. Esatto, qualcosa che ci ha colpito particolarmente. Bene. Quindi chi vuole cominciare? Parliamo subito della conferenza, una delle conferenze forse meno interessanti, che è quella di Electronic Arts. Parliamo del gioco più interessante, Anthem a parte, che è stato poi lasciato per la conferenza Microsoft. Esatto, specifichiamo, esatto. Esatto, che è A Way Out, dagli sviluppatori di Brothers, un altro gioco fortemente incentrato sulla co-op. Sì. Molto, molto interessante, perché sarà una tipologia di co-op, possiamo dire, un po' inusuale, perché ovviamente co-op online e locale, ma la particolarità del titolo è che lo split screen sarà presente soprattutto durante le sessioni di co-op online, quindi il giocatore potrà sempre vedere cosa sta facendo l'altro giocatore nella seconda metà dello schermo. E in caso insultarlo alla grande. E in caso insultarlo, dove esattamente. Ma io ho capito proprio quasi sempre comunque. Sì, no, è sempre presente. Sì, nel senso che quando fai la coppa locale dici... Cioè, c'è no, esatto, praticamente fai la coppa locale grazie al pixel che hai due schermi. Però durante la coppa online, insomma, non era così ovvio che infatti, ci fosse lo split screen. Così tu hai modo di vedere. Esatto, molto interessante. Esattamente, perché a quanto hanno detto l'esperienza è sviluppata proprio su questa meccanica, sul vedere cosa l'altro giocatore sta facendo. Ovviamente la storia è incentrata sulla storia dei due personaggi, sulle loro vicende. Sarà ovviamente cooperativo, nel senso di vivono la stessa storia, che non però saranno due fratelli. Il fulcro è proprio quello di avere due giocatori tutto sommato abbastanza indipendenti in quello che fanno e di poter usare le informazioni che derivano da ciò che sta facendo l'altro giocatore per poter poi giocare a propria volta nel proprio contesto. Ecco, questo forse è il lato più interessante del gioco. Sì, io vorrei aggiungere, intanto sì, per la precisione, noi abbiamo parlato di conferenze A, alla fine EA faceva il suo EA Play, che era una cosa a parte alle tre. Sì, è vero. E che tra l'altro questo Way Out è un gioco della linea EA Originals, che sono praticamente degli indie, però insomma supportati, sì, penso, da Electronic Arts, cioè che li un po' Grow Home o Grow Up. Esatto. Sì, quelli forse erano di Ubisoft, se ricordo bene. Forse più quello là. Unravel, lo volevi dire. Unravel era EA? Sì. Diavolo. Sì. Devo cercare sicuro. Istantaneamente. Vabbè, comunque, il gioco è abbastanza, è molto più bello tecnicamente di Brothers, però certo assomiglia un po' a Uncharted, diciamo, però certo non arriva a quei livelli, chiaramente. C'è il protagonista che assomiglia a Uncharted con due pugni in faccia. Però vabbè, promettente, bisogna vedere insomma come verrà anche venduto, che penso sia digitale, non penso che arriverà. Niente retail, ma... probabile. Cioè almeno lo vedo così, poi non sì, so. Sì, no, ma anch'io la stessa visione. Cioè, per i, comunque per un gioco medio interessante. Va un progetto, ecco, sperando insomma. Poi le dichiarazioni di Fares, che alla fine ha dato il volto pure al personaggio, lasciano un po' il tempo che trovano, tipo ultimamente si è messo a dichiarare la PS4 è una console vecchia di 5 anni, cioè, è un PC vecchio di 5 anni, non so, quei
cosa vuol Sì, la dire? Cioè, solita sono quelle cagate battaglia. Sì, sì, inutili sì. che poi perché? Cioè, lui ha Cioè, lo sviluppatore sviluppato. frustrato che non riuscirà a. Ma no, poi No, che giochi ha cazzo. sviluppato lui? Cioè, ha fatto Brothers, che è un gioco, cioè, normalissimo, cioè, tecnicamente. Non è che dice, ah, potevo fare la figata. Non... Boh, vabbè, Vabbè, comunque, cioè, tecnicamente magari ci avrà andiamo i suoi pure. pro e i suoi contro, però comunque non è un gioco che richiede così tante risorse Esatto, per infatti, girare. esattamente. Non è che Infatti, di base gli hanno troncato le gambe perché su esatto, PS4 non poteva esattamente. girare, ecco. Esatto. Ma poi da Comunque. sviluppatore non sai il motivo per cui le console siano dei PC vecchi sostanzialmente, cioè è normale che per abbassare i costi e tutto il resto, L'accessibilità, cioè per accessibilità forza. e tutto quanto quello che vuoi. Va bene, Comunque, l'ultima possiamo cosa, andare. Grow Up, avevi ragione Ubisoft. E Sì, mi Unravel è ricordo. editore Ah, EA. Sono confuso. ok. Passiamo subito a Microsoft. Microsoft. Ah, Microsoft, tanto io direi che il A resto sono morti vivi, non mi interessa. Minecraft. Andiamo subito con la botta oppure Microsoft, iniziamo. ah beh, cosa ha iniziato? Ha aperto con Metro, interessante, molto figo, che hanno detto, tra l'altro hanno dichiarato che era tutto fintissimo, cioè tutto ultra Scriptato. scriptato, post, come si dice, insomma, Sì, è cioè, pre-renderizzato, dici? pre-renderizzato, Semplicemente tutto, per vabbè, far vedere comunque, qualcosa al pubblico e per far loro sono bravi preordinare. tecnicamente, quindi il gioco sarà molto simile, secondo me, più che altro non sarà così figa l'azione, cioè alla fine la... Quella non è che tecnicamente penso che la versione poi PC cioè ci arrivi a quel livello, penso, poi magari no, Dici, però era un po' insomma. tanto CG, però vabbè, non posso Era esprimermi. molto, Sì, molto, molto vabbè, dico a quel dettagliato. livello, ecco, non magari identico al video perché appunto hanno dichiarato che era finto, però insomma dovrebbe arrivarci visto che loro sono bravini, Ma ecco. speriamo. Interessante sta cosa però, Io non Nel momento in cui conosco. tutti stanno guardando, butti Forse. fuori la figata. Poi dopo, giorni dopo, quando la gente comunque ormai non è più così sull'attenti sull'argomento, eh no, ma Bravi! era tutto finto. Bravissimi, bravi! Sì. Ma veramente? Ah, ok. Poi, Arrivederci. dopo Metro, beh, saltiamo subito a Anthem, direi Diciamo che... così, boh. sì, tanto ci sono stati altri giochi abbastanza interessanti, ma nel senso Lasciamo per Sì, ultimo. diciamo che si può citare velocissimamente il lato artistico di The Last Night, spettacolare, almeno a mio avviso, veramente molto bello, Ah, sì, giusto la molto bello quello, siccità sì. Questo per onore, e poi gameplay in dica. parallasse. Sì, sembra veramente Che bello, una fighissimo. gestione veramente delle luci spettacolare, fuori di testa. Sì, tra Vedremo l'altro ho poi. sentito che a porte chiuse i sviluppatori hanno mostrato proprio l'editor del gioco, mostrando tutto Mannaggia queste porte chiuse. i vari Vero? Che mi sarebbe piaciuto. strati proprio mi sembra che sia fatto con Unity e che appunto, vabbè, Unity è in 3D e quindi il 2D è simulato No, no, praticamente. anche il motore 2D Unity, però incentrato molto di più sul 3D, cioè puoi fare un mix tranquillamente. Sì. Comunque è molto appunto questo utilizzo di luci incredibile, questo stile alla Another World, Flashback, chi più ne ha più ne mette, insomma. Bello, bello, Un po' bello. Blade Runner. Flare Blade Runner, ovunque. sì, stile. Bello, bello. Poi. Poi E poi altro la bomba. microtitolo? No, Ashen. o vuoi andare? Ashen. Ashen Sì. era sì. Quella No, solita. Microsoft, no? Scusa, Microsoft, sì. Ragazzi, il gaffe nero del podcast. Oh, ci sta. Si ride. Allora, no, giusto brevemente, giusto per citarli, poi passiamo alle vere bombe della conferenza. Ashen, questo titolo si può dire dall'impostazione, con una parola molto abusata, Souls-like, con una Già. grafica però molto e molto meno realistica All'inside. volutamente, alla Inside, di cui lato gameplay, mi lasciate dire, non si è capito esattamente cosa il giocatore debba fare, però un'atmosfera molto, molto accentuata, insomma, sul Sì, malinconico, scuro, c'è. molto all'inside, appunto. Esatto, quello mi ha ricordato soprattutto per l'assenza di dettagli nel volto, ma vabbè, quella è Sì. proprio una cosa artistica, ci sono una miriade di giochi circa così. Però in generale sì, cioè, i toni molto desaturati, molto malinconici che dà il gioco, non deve essere un gioco felice, però dà quell'aura di mistero che interessa. Carino, però non mi cioè personalmente non mi aspetto tanto, non so perché. Mi è parso proprio di vedere un Dark Souls e basta. Sì, da quello che hanno mostrato era proprio a livello di... cioè faceva vedere solo quella cosa lì, quel combattimento lì un po' rallentatore che ricordava molto la meccanica Souls-like,
per certi tratti ricordava un pochino quel giochino roguelike Necropolis, che era uscito anche quello con la Esatto. meccanica. Mamma mia, che bello. Sì, incredibile, a me non è piaciuto per niente, veramente l'ho Mi interessava un cassatissimo. sacco quando l'avevo scoperto. Bello, figata. Sì, Mica anche quando è a me, anche uscito, a me. poi una delusione. Questa è una cosa incredibile. Peccato, No, no, io ve peccato. l'ho trovato veramente noioso, Sì, ma... questo forse potrebbe essere veramente l'indie, ecco, alla Souls fatto, insomma, bene. Cioè, almeno Ha delle sembrerebbe... buone Sì. potenzialità. Io per adesso, Bello, bello stile, sì. l'unica cosa che hanno fatto vedere per me era copia e incolla di Dark Souls. Poi, spero Sì. proprio di sbagliarmi. Spero proprio di sbagliarmi. Sembrava proprio quella cosa lì, cioè proprio giusto l'osso, cioè lo Esatto. scudo in una mano, la spada nell'altra e E il hai parry. quattro cose, esatto, il parry, facevi questa cosa qui, esatto. Molto, molto osso, si spera ci sia qualcosina di più, insomma. Dai, vedremo. Poi, appunto, queste sono prime impressioni. Passiamo oltre. Allora, aspetta, più che altro perché magari Eric volevi parlare di Assassin's Creed un po' meglio, non so se ce lo lasciamo per dopo e Sì, passiamo ad facciamo per Anthem e l'ultimo. poi, Sì, sì, ecco, sì. Assassin's Creed lo lasciamo per ultimo, dopo, proprio dopo tutte le conferenze. Così mi vado a prendere un caffè che Erika impara per 3 ore, basta. Anthem, il motivo Anthem. per cui Andromeda fa schifo, insomma, C'è si è scritto sulla copertina scoperto anche. il sì. primario di BioWare a cosa stava lavorando ed era appunto questo nuovo IP, Anthem. Project Dylan. Che insomma, dalle dichiarazioni, cioè, gioco vabbè, si è visto fighissimo tecnicamente. Mass Effect, Iron Man, Monster Hunter, boh, coi mo cioè, nel senso, Horizon. fauna C'è tutto di dentro. tutto. Però la dichiarazione del progetto decennale alla Destiny, MMO, ma anche Quanto con la mi campagna. fanno incazzare quelle Non lo cose. so, cioè, più che dichiarazioni in sé, forse, boh, cioè, da quel che si è visto anche come gameplay, non ce lo vedo così ben impostato per un po'. Poi magari Sì, che a un non si è certo visto punto niente, praticamente dai. ha fatto vedere che lanciava quattro missili, uccideva quattro cose, droppava un'arma. Ah, MMO! Si è droppato un'arma. Cioè, non è che. Eh sì, Non è bisogna vedere com'è fattibile. impostato. Sembra, cioè, sembra interessantissimo tecnicamente, però insomma anche il gameplay comunque ricorda moltissimo Mass Effect, soprattutto appunto Andromeda col Sì. jetpack. Il sistema anche di sparo, meno male, è quello, la telecamera è quella. C'è da dire Boh, che è vista vedremo. comunque in ottimizzazione per Xbox One X, che appunto è stata Sì, presentata anche questa sì. nuova console. Sì, Ci la stavamo cosa. quasi dimenticando. No, vabbè, ma Esatto. questo è rivolto a un pubblico che ovviamente sa cosa è successo alle tre. Queste sono Sì, vabbè, le nostre certo, però impressioni. la È cosa più spettacolare interessante. graficamente. Esatto, spettacolare graficamente, ma soprattutto la cosa che più mi ha interessato è Sempre, sempre stata. precisare, scusa, su console. Sì, Fine. sì. È stata l'apparente, perché ovviamente non si hanno conferme decise, libertà del giocatore di volare un po' dove cacchio vuole. Eh C'è sì, stato il questo volo lancio, no? Cioè, il giocatore interessante. ha deciso di andare in quella zona lì e sembrava appunto una decisione libera, cioè non legata allo svolgimento di una missione piuttosto che al raggiungimento di un luogo. Quindi se Esatto. veramente il mondo è così aperto, è così libero, insomma, c'è un po' da stregarsi le mani e sperare Sì. che esca Diciamo un che buon comunque gioco. avendo visto un Horizon su PS4, cioè alla Sì. fine tecnicamente ci posso anche credere che su un'ottimizzazione fatta bene su One X ci Posso uscire possa una roba girare, decente. posso, cioè alla fine veramente, cioè, se pensi, se su Horizon si potesse volare per dire sopra un uccello, cioè alla fine Sì. sarebbe quella roba lì, meno male, perché tecnicamente bisogna vedere Sì. appunto Sì. l'interazione col mondo com'è, sembrava anche lì abbastanza. Dici che c'è stato un Poca roba, atto ecco, di perché sembrava gelosia? spettacolarizzato, però appunto tu alla fine dovevi superare queste zone e eliminare mostri, non sembra, cioè, non sembra ci fosse chissà cos'altro, Sì, no? con interazioni, Appunto, esatto, si mi è visto sembrava. pochissimo, quindi parlarne troppo, ecco, no? Sì. Beh, Vedremo, si parla insomma. di Ho quello visto che si è un mostrato, gameplay, però ovviamente. insomma. Tanto curioso anche il fatto che all'inizio è in prima persona e poi dopo invece sali, cioè tu sali dentro Sì, è vero, è vero, è queste vero. tute Non è la prima all'Iron volta che Man vedo questa meccanica e comunque, diventa perché immersa, penso è anche solo abbastanza. Destiny, che è il contrario. Sì, è vero, sì, Destiny è il contrario, sei in prima però a volte vai in terza con... Sì, anche Deus Ex, ricordo, Human Revolution è anche penso l'ultimo, che vai in terza nelle coperture, cioè sei in prima normalmente ma vai in terza, Su ecco. questo non posso dire perché grave Sì. mancanza. Comunque, speriamo bene, Sì. dovrebbe uscire agli inizi anche questo, cioè marzo 2018.
2028, penso, perché i primi, bene o male... Tratterrà i giocatori per ben 10 anni, cioè ragazzi, nel 2028, segnatevelo, nel 2028 mettiamo via Anthem, non prima. Qua ragazzi, no, nel 2028 c'è già Anthem 3. Una nuova trilogia, sì, probabilmente. Ma queste dichiarazioni lasciano veramente il tempo che trova. Speriamo, sì, bene, infatti. Poi lo scrittore dei primi due Mass Effect è tornato in BioWare proprio per Anthem. Giusto, questo è importante. E ci sono rumor che sulla cancellazione dei DLC narrativi di Andromeda, smentito, per concentrarsi smentito, ok. Sì, è smentito subito la producer. Perfetto. Per concentrarsi sui DLC che migliorano le facce. si vociferava un pochino sulla linea del Bethesda. Per ora BioWare per ora sta solo lavorando su Anthem e ha trascurato il lato Mass Effect Andromeda, però in realtà, insomma, dalle dichiarazioni non sembra esserci stata questa volontà, insomma, si sono suddivisi il lavoro e poi purtroppo Andromeda è nato con più difetti di quanti si aspettassero, probabilmente, però non sembra esserci stata una particolare volontà nel rovinare il gioco, diciamola così, per capirci, insomma. E bom. Allora, passiamo a Bethesda, cosa vi ricordate di bello di Bethesda? Ma quindi Assassin's Creed? Se scritto facciamo in fondo. In fondo, non capisce niente, Matt, incredibile. No, scusate, sono distratto, anche perché mi sono appena piantato una scheggia di legno nel piede, porca puttana, in diretta. Giusto. E non ho urlato. Cioè, dove sei seduto? Su... No, perché c'ho il pavimento, c'ho il parquet. Ah. Ho mosso il piede e ho fatto... Oh, porca... Non si può dire cosa ho detto. Le trappole. Esatto. Comunque, va bene, passiamo a Bethesda. Bellissimo, questo è bellissimo. Questo lo teniamo. No, dai, esatto. Bethesda alla fine ha fatto una conferenza relativamente forse inutile, proprio per, cioè, salire sul palco con quella roba lì. Alla fine, oddio, poteva fare forse qualche trailer e basta, perché non ha mostrato tantissimo di, cioè, è stata concreta, perché alla fine di Evolution 2, trailer lunghissimo, fighissimo, in uscita a fine anno, così come Wolfenstein 2 The New Colossus in uscita sempre a fine anno. Mm-hmm. E poi ha parlato un po' di VR con Fallout, no, Skyrim, no, dopo a Sony, Fallout, basta, VR, Doom VR, Skyrim. Sì, che è una roba indecente. E boh, basta, alla fine non mi ricordo altro di interessante, niente di... Evil Within non diretto da Shinji Mikami, tra l'altro. Ah, sì, non so quanto potrà avere impatto sul gioco. Non dirige quello dei DLC, dei tre DLC successivi. Attenzione. No, quello sinceramente... Lascia un po' il tempo che trova, dici, perché lascia il tempo. Sì, cioè, secondo me sì, cioè... Sì. Il gioco sembra figo, dai, si è visto comunque qualcosa, sembra, cioè, la stessa roba del primo... No, cioè, diciamo che forse il primo non aveva... quell'impronta, chiedo, io solo visto cose, non l'ho giocato sinceramente, non l'ho giocato, non purtroppo avere un'impronta completamente originale, di cioè... No, in realtà dice, hanno sentito parlare molto bene di sì, sì. No, ma non dico sia brutto, dico non aveva quell'impronta autoriale che dici, oh mio Dio, non lo dirige più Shinji Mikami sicuramente adesso. Appunto, però, cioè, se i DLC dicono che siano molto belli, tra l'altro, e lo fa quello lì, quindi sarà stata una scelta ponderata, insomma, quella di... Certamente. Ma quello sicuro. Va bene. Possiamo passare a Ubisoft, dai. Dai, andiamo Ubisoft. Ubisoft cross Nintendo, cross Miyamoto. Esatto, cross... questa cosa stranissima. Non so se ne ha parlato... amorevole. Non so se ne ha parlato pre-3, ma io non me l'aspettavo. Ho detto, madonna, no, no. Cos'è? Dimostra tanto la forza di Ubisoft in questo momento. Cioè, sì, non abbiamo citato il titolo. Che... Non abbiamo citato il titolo, che è Mario Rabbids. Mario Rabbids, esatto. Kingdom ovviamente. Battle, XCOM, quindi con i personaggi di Mario e Rabbids. XCOM Mario. L'osservazione che mi è venuta in mente poi successivamente ascoltando un altro podcast è che è molto raro che Nintendo lasci Mario a qualcun altro, perché questo è un titolo interno ad Ubisoft, cioè Nintendo non ci ha messo mano, ha lasciato proprio i personaggi di Mario, gli assets, e loro ci hanno fatto un gioco. Ed è molto raro, forse Super Mario RPG era fatto da Squaresoft. Matt, confermami tu che sei esperto di JRPG, perché mi metti in una posizione maledizione, non lo so, vabbè, comunque cioè, è molto raro, ecco, i Mario bene o male Nintendo non
Tra Non l'altro. ricordo altri giochi che siano, ecco, fatti da altri Sì, film sì, sì, sì. usando Mario, quindi è stato insomma un onore, soprattutto il fatto che sia Ubisoft Milano il principale, Ubisoft Milano e Parigi, ma Milano il principale sviluppatore, Esatto. e il director era presente lì in sala, appunto Davide Soriani, se ricordo bene il Sì. nome, Che che si è messo insomma, orgoglio si è messo a italiano, piangere. se Sì, no, vabbè, dire si è messo a piangere sembra proprio si è esatto, emozionato si è comunque. emozionato perché è stato nominato sul palco, è stata Miyamoto una in scena persona, cioè, fantastica. bello, sì, molto Veramente bello. orgoglio. Orgoglio, Finalmente, orgoglio, orgoglio. finalmente. Orgoglio, sì. Comunque il gioco sembra carino, in Sembra carino, sembra aver fatto un bel lavoro, cioè a livello. uscita brevissimo proprio Sì. su Switch, 5 cioè, minuti esce. agosto. Ah no, scusa. Agosto, sì, sbaglio. Sembra Sembra essere un altro bel un. gioco per Switch, tra l'altro si parlava un pochino, così discutendo senza voler tirare le mazzate ai piedi del gioco, su questo fatto, c'è una contrapposizione tra il pubblico di Mario e il pubblico degli strategici. Diciamo, Sì, non ci si aspettava stranissimo. questa commistione, Sì, diciamo, però infatti. sembra che sia uscito un gioco Eh molto no, carino, anche perché sicuramente sembra graficamente bello molto bello. complesso, cioè Sì, un bello, sacco, sembra ma indie. il tocco Nintendo si Sì. vede anche se non ci ha messo mano, perché cioè, gli asset sono quelli alla Sì, fine, fantastici. ma infatti hanno fatto un super lavoro, cioè sembrava Sì, sì. colorico, cioè tutto Sì, è perfetto. vero. Sai, se non ci fosse le Rabbids, Esatto. dice il gioco sviluppato da Nintendo. Infatti. Guardando la gara, poi vedremo il gioco come sarà, Sì, però esatto. guardandolo, insomma, dà proprio quell'idea lì. Poi Ebbene. Assassin's Creed di nuovo Sempre, sempre dopo Ubisoft. le conferenze. Sì, Ubisoft, bomba finale, diciamo, il ritorno di Ansel con il trailer molto bello, tra l'altro sembra un corto Teaser, animato facciamo così, va. di Beyond Good and Evil 2, e boh, uscirà mai? Non si sa, però l'hanno Già, fatto, l'hanno già. voluto. Grande ritorno, ma soprattutto c'è un altro momento emozionale, diciamo, all'interno di Ubisoft che sembra questa Sì, grande famiglia di è vero. sviluppatori, no? E che secondo me è Lo stesso abbastanza Ansel si è indicativo, emozionato di esatto. tornare comunque sul palco. Sì, dopo un sacco di Esatto. tempo, tra l'altro. Cioè. E alla fine tutti sul palco riuniti con Guillemot e insomma. Sì, Forse è proprio il periodo, assolutamente. anche giusto questo periodo di acquisizione di Vivendi che insiste. Tra l'altro ho letto che Ubisoft si è comprata delle azioni per contraltare, insomma. Ma non gliela daranno mai. No, però è interessante, cioè evidentemente comunque, vabbè, al di là dei soldi che posso, però fa anche piacere vedere magari legarsi così a magari la propria società, insomma, boh, Sì, sì. ma poi, cose carine, oltre a un dai, legame sembra. di soldi, anche se comunque Sì, va non chiaro, vabbè, sì, non sì, sta sì, sì, sì. mega Beh, multinazionale, è un però legame affettivo. sul palco, Però cioè, si comunque sono mostrati produce. come una società assolutamente in salute, Sì, hanno mostrato una un quantità di sacco di giochi giochi smisurata, impressionanti. davvero. Sì. Tutti con la loro identità e sembrano tutti ben fatti, poi ovviamente ci sono i gusti personali, poi magari qualcuno Sì, di beh, questo Ubisoft. non sarà così buono, però ovviamente hanno mostrato veramente una lineup incredibile, cioè che pone a livello di numero di titoli al pari di o Sony, Microsoft o Nintendo, cioè Ubisoft proprio pur non Ah, infatti. producendo hardware, cioè ha veramente tirato fuori, si mette al pari secondo me, poi È una tra le migliori molto odiata, conferenze. ma 716, credo. Odiata, ma abbastanza ingiustamente perché comunque produce talmente tanto, cioè alla fine robe come For Honor, The Division, cioè The Crew, sono comunque robe che ok, magari ti riciclano meccaniche dei propri titoli, robe varie, però insomma, sono giochi anche di un certo spessore che Sì, la sì, gente sì, sì. gioca con piacere, poi ok, vari problemi, posso capire, però insomma, cioè ne esce di roba, Tendenzialmente, esatto, varia. tendenzialmente i loro giochi comunque ormai hanno raggiunto un livello tale da essere tutti, possiamo dire, confezionati piuttosto bene. Poi Sì, c'è chi va bene, chi va meno bene, chi magari va infatti. male male, però tendenzialmente comunque per la quantità di giochi che sfornano, veramente la qualità media è abbastanza alta. Beh, Sì. confezionati sì, poi se dentro la confezione ci trovi degli insetti, insomma. Lì è Va capitato bene, troppo dai. spesso. Passiamo a Sony. Grandi aspettative di molti, insomma, oh, chissà, le Grande figheranno bene. hype dopo l'ultimo Grande Best hype, Experience, insomma. CTR, gente che voleva, non Sicuramente, so, Crash non Team so chi Racing. è, però Vero, qualcuno no, lo nemmeno voleva. io. Io non lo so, sentivo qualcuno che parlava, ma non ho Giusto. idea veramente, no. Si nasconde, Allora, si nasconde. si avvia con doppio DLC praticamente, Uncharted e Horizon, cioè Uncharted lunga scena di, appunto, di Lost Legacy, Sì, e esatto. Sì. poi l'annuncio del che sarà
insomma, sul ghiaccio. L'annuncio del DLC di Horizon, lo dico io perché si è interrotto l'audio, per quello. Incredibile. E poi cosa hanno fatto vedere di interessante? Gameplay di Days Gone, che sembra anche quello molto interessante, molto Sì, soprattutto poi fast. c'era quel dubbio, no, che si era sollevato sul fatto che il gioco doveva essere un open world, però la sezione mostrata ha fatto vedere una sezione, cioè molto lineare come tipo di approccio, cioè lui che si incanalava in questa foresta e sostanzialmente si trovava poi ovviamente il gruppo di nemici, però insomma non sembrava avesse tante No, scappatoie infatti. all'interno di dove si muoveva. Vediamo un Giusto, po', poi. Sì, mi interessa abbastanza. Sony ci sta credendo, ha ampliato il team di sviluppo Sony Band, poi insomma ha mostrato Dato un sacco di soldi. vari video dove praticamente ci sono diversi approcci alle situazioni. Nella conferenza si apriva il portone, il cancello per far arrivare gli zombie e uccidere tutti praticamente, mentre si può evitare di farlo e Esatto, è quello che. giocarsi la stealth contro i nemici umani. Insomma, vedremo. C'è la Sì, moto, sì. c'è. Boh, C'è la moto, cosa vuoi di più? c'è la moto, il Ah, sembra chopper, i interessante, motociclisti. interessante. Esatto. Poi niente, hanno Un po' mostrato. sorpresa, Sì. qual è stata alla fine? Assassin's Shadow Creed. of the Ah no, Colossus. scusate. No, non qua. Remake di Shadow of the Shadow of the Colossus, molta Colossus. sorpresa. Che si Sì, diciamo. vociferava prima comunque, avevo sentito dei Sì, rumor. avevano, Sì, sì, praticamente avevano qualche rumor. la. Sì, esatto, la sera prima, mi pare, forse addirittura qualche ora prima. Si può dire la sera prima perché erano le 3 di notte, quindi era la sera Certo. prima. Avevano Esatto. registrato una serie di marchi che poi si sono rivelati essere per la grande maggior parte titoli VR mostrati in conferenza, e Shadow of the Colossus, che poi è stata mostrata la remastered, ecco. Esatto, Sì, a me esatto. personalmente ha lasciato un po' tiepido, cioè nel senso Si aspettavano non mi forse più interessa. risonanza, Non secondo mi me, si interessa così aspettavano. tanto, ecco, non so poi come, in realtà non mi sono informato tanto sulla gente come l'ha preso sto, però boh, cioè non mi interessa Ma moltissimo non originale. malissimo, cioè nel senso. Ma neanche troppo bene, diciamo che non è stata forse la grande bomba, ecco, fa piacere magari, però non è stata, oh mio Dio, strappiamoci le gonadi perché, Più che capito? altro comunque Sì. rimane alla fine un gioco di bene o male di nicchia, per quanto sia un cult PlayStation 2 poi riproposto su PS3. È diventato postumo di nicchia grazie a The Last Guardian, possiamo anche Appunto, dirlo. appunto. Cioè, nel Sì. senso. Però comunque è fatta da Bluepoint, quindi sicuramente Sì. avrà un certo valore tecnico, diciamo. Sono tutte remastered fatte molto bene, quelle che fanno i ragazzi di Bluepoint, quindi ci si aspetta anche un livello di remastered tale per cui magari varrà proprio la pena possedere una copia del gioco nuovo, tra virgolette. Ricordiamo anche cosa hanno fatto i ragazzi di Bluepoint, giusto per far capire il Beh, hanno livello di. lavorato alla trilogia di Uncharted, la Nathan Drake Esatto. Collection, se non sbaglio, assolutamente una remastered fatta, secondo me, benissimo. Ho giocato i primi due e comparati all'originale PS3 sono veramente, secondo me, sono veramente molto più belli. Vabbè, Io. spettacolare anche il fatto che Sì, hanno sì. aggiunto il frame rate bloccato a 60, che Sì, comunque sì, fa sì. sempre piacere, diciamo. Alla vista, Sì, poi. hanno Esatto. fatto anche Gravity Rush Remastered, Metal Gear Solid HD Collection. Ma non hanno fatto anche la God of War Collection? O erano altri? God of War Collection, Ok, sì. sì, certo. Anche già Ico e Shadow of the Colossus. Sì, esatto, quello che è uscito per PlayStation 3. Sì, tra l'altro curiosità anche, hanno curato la versione 360 Di? di Così. Titanfall. Così, a caso, Ah, ci sa. ok. Porting di quello. Ok, ora lo sappiamo. Poi, no, la sorpresa vera in realtà è stato Monster Hunter, che però parlerò dopo, quindi lo mettiamo in fondo. Mettiamo subito in fondo quelli, God i of War. titoloni. God of War si è rimostrato dopo il grande annuncio dello scorso E3. Sì, finalmente abbiamo un gameplay. Non così figo, cioè l'annuncio in Selvi, perché ovviamente vabbè, si sapeva già cos'era, avevano già mostrato moltissimo gameplay. Beh, grandi aspettative, penso. Non so se voi God of War avete giocato, non mi ricordo mai. Solo i tre. No, neanche uno, Purtroppo. cioè sono proprio grande mancanza. Da ignorante, che forse è l'unico parere che posso dare, sicuramente interesse, nel senso che hanno mostrato anche un lato, come dire, anche d'atmosfera abbastanza buono. Io poi non conosco i titoli originali, quindi non posso leggermente dire se sia fedele o non sia fedele, oppure se era meglio prima o è meglio quello che ha mostrato adesso. L'unica Diciamo cosa che è che mi viene da cambiato. dire. Sì, esatto.
L'unica cosa che mi viene da dire è che si ripete un pochino questo giochino dell'adulto e il bambino, sì, questa, sì, un marchio filosofia, quasi, esatto, che sta tirando fuori Sony. Anche la telecamera molto simile, sì, 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 sì. Cioè, a Days Gone alla fine la telecamera è quella, sì, sì, nella sua fase è quella. Sì, esatto, adesso la telecamera l'hanno, diciamo, unificata. Sì, sì, hanno cambiato totalmente. Io a God of War li ho giocati tutti a parte Ascension. E la remastered, quello per PSP. Ascension è l'ultimo uscito, sì, per PS3. Quello non l'ho giocato. Ho giocato quindi i primi due su PS2, il terzo su PS3 e quelli su PSP. La versione proprio su PSP, non l'HD Collection. Io ti dirò. E vabbè, sì, comunque il gioco è cambiatissimo perché non è più, appunto, non ha più quella telecamera, diciamo, quasi. Non dall'alto, beh, sì, no, tipo era dall'alto, una no? Telecamera come nel 3. Uno potrebbe anche odiarla una telecamera del genere, perché... No, dico, cioè, non so come chiamarla, la telecamera dei God of War, cioè, è gestita dal software. Semplicemente la chiamo così, sì, perché alla fine hai molta poca... Semifissa? No, ti segue comunque, però comunque l'angolatura la sceglie lei. Ecco. Ah beh, sì. E questa è una tattica anche di dove di comunque era importante il posizionamento tuo rispetto ai nemici, cioè avevi poi le lame del caos, era un'arma totalmente diversa, si allungavano, avevi queste catene molto lunghe, avevi un danno maggiore ad area. Qua invece si è visto per adesso un'arma che è una accetta molto piccola, Kratos boscaiolo, molto ai nemici. Sì, sì. Anche, anzi, però no, in realtà nel video si vede anche che comunque la lancia, quindi un pochettino hai un po' di varietà, dici. Di varietà all'attacco, e anche farla roteare attorno a te per colpire comunque eventuali nemici dietro che non vedessi con quella telecamera lì, perché sì, chiaramente così vicino. Esatto. Beh, molto spettacolare, si è visto anche nelle fasi di arrampicata, molto un po' a lanciarte dalla, cioè, boh, non so, vedremo un po' cosa ne esce. Non si capisce bene l'impronta, cioè come sarà, se effettivamente sarà un mezzo, non dico open world, però alla Tomb Raider, cioè nel senso quella mappetta da esplorare, da raccogliere oggetti, non lo so, boh, vediamo. L'unica cosa che mi viene in mente da chiedere, a voi che comunque più Ale mi sembra di capire che comunque hai giocato, conosce i titoli, chiamiamoli originali, cioè quelli già usciti, anche questo sarà canonico, però dico in generale alla serie già uscita, cioè mi è sembrato molto meno, come posso dire, cruento e violento di quanto non avessi visto pur non avendo giocato, nel senso di si vedono questi nemici che non si capisce, li picchia, si rompono e perdono questa, non so, lava, cioè non saprei come chiamare questa, si rompono. Sì, sembra meno gore dal punto di vista proprio del sangue, ma soprattutto sembra anche molto più serio, appunto perché c'è molto più maturo, totalmente diverso, col bambino, quindi al rapporto, cioè instaureranno un rapporto molto bello sicuramente nel gioco, che dovrà creare empatia nel giocatore rispetto a God of War primo, che dopo 5 minuti sei nella stanza che ti fai due prostitute e ricarichi la vita, cioè, ricordiamo anche così. Il background di Kratos, giusto per... Sì, ma poi c'è lì proprio nel God of War vecchio sei proprio l'incazzato che mena proprio senza pietà, qua sembra una cosa totalmente diversa. Mamma mia, diversa. Sì, infatti vedremo, dai, comunque è interessante che abbiano cambiato, perché non se ne poteva più, cioè dopo veramente alla fine sei God of War identici, se poteva, cioè basta, devi cambiare. No, quello fa piacere sicuramente, però boh. Sì, no, vedremo cosa ne esce. Soprattutto per la telecamera, che può essere una cosa magari minuscola per alcuni, però non... Infatti, perché comunque si è visto che il combattimento che aveva mostrato il vecchio E3 e anche questo che si è visto con il mostrone, il boss, quel che è il nemico grosso, sì, rende molto bene, molto spettacolarizzato, perché comunque sei in uno contro uno. E ovviamente la telecamera ti aiuta ad apprezzare meglio lo scontro, secondo me. Esatto. Però quando sono più nemici, sì, non... hai un po' quelli... Sì, e lì bisognerà vedere un po' come saranno gestite anche il sistema, se ci sarà ancora un po' di combo e cioè di come effettivamente ti approcci al combattimento, ecco. Ma anche le armi soprattutto, perché sì, comunque se ti cominciano a dare armi diverse alla fine ti cambierà assolutamente, sì, no, ma sicuramente ci sarà una componente con combo, sì, no, ma magie, cioè, immagino che prenderanno i buoni spunti che aveva negli altri, ma... sì, poi speriamo. Detroit arriva David Cage, quel che è Cage, sempre chiamato Cage io.
avrà tre volte le scelte che ha avuto Ivy Rain. E avrà Mamma tre mia. volte non una data d'uscita. Esatto, ancora niente data d'uscita, però Sì. devo dire un trailer. Sì, nessun gioco ha la data uscita alla fine, tutti Sì, 2018 inaspettiti. no, questo nemmeno, non ha scritto Questo proprio è nulla. nemmeno 2018, Ah, incredibile, nemmeno. incredibile. Non ha scritto Se lo proprio sono nulla. Esatto. dimenticati, o non lo sapevano neanche loro. No, proprio, se Ormai hanno mostrato parecchio di gameplay, infatti, vediamo un po', infatti. insomma. Se è così Sembra vuol dire che non bello, esce più. sembra fatto bene. Boh, vedremo anche qua, non c'è Ah, è stato secondo. interessante cioè, il proporre questo è il secondo, no? Cioè, secondo trailerone che mostrano, se non mi ricordo male. Terzo, Sì, secondo dal punto diciamo di sì, vista il di gameplay. terzo, però il primo era sì, infatti, senza gameplay. Sì, di gameplay, diciamo. Ed è stato abbastanza interessante vedere come fosse l'altra prospettiva da parte, tra virgolette, dell'antagonista del gioco. Insomma, far vedere queste due facce. Giusto. Ma sembra abbastanza I interessante. dischi Sembra che si. volanti. Sembrava. Sembra dare importanza tutto sommato sia da una parte sia dall'altra. Forse non ci sarà un protagonista e un antagonista super delineati. La No, infatti, butto lì. sembra che almeno i protagonisti siano più di uno Sì. e molto probabilmente ci sarà questa riunirsi per sconfiggere il male, non lo Sì. so, per ribellarsi, non lo so, vedremo, sembra Oppure interessante. molti finali diversi appunto per ogni protagonista, vai a sapere lì come. Esatto. Sì, comunque questo fatto di mostrare le due facce della stessa medaglia, per così dire, nel senso di mostrare un antagonista e un protagonista, se veramente saranno giocabili entrambi, svincolerebbe un po' il gioco dal grosso vincolo che aveva Ivy Rain, cioè quello di avere. Non aveva un protagonista unico, però la storia comunque era molto incentrata sul padre. Insomma, poi c'erano anche sezioni giocabili con gli altri giocatori, però almeno io, per come ho vissuto il gioco, aveva un po' questo limite di Sì, era vedere più un il 90, feel, nel esatto, cioè di senso. vedere il 90% del gioco era quello che vedeva lui. Poi c'erano anche delle aperture nei confronti degli altri personaggi, però non erano così Jason? importanti. Qua invece Come? Madonna. mamma mia, mamma mia. C'era uno Qui spam. invece Jason, Jason, No, però è Jason. molto bello Viren anche Sì, uguale no, problema, assolutamente, molto molto, molto bello, mi è bello. piaciuto moltissimo. Aveva questa cosa qui che cercava di proporre più storyline, ci riusciva in parte perché ce n'era una molto dominante. Qui invece sembrano aver dato 50 e 50 l'importanza alle due fazioni in Sì, campo, Beyond comunque ecco. anche lì era incentrato sempre su un Sì. personaggio. Esatto. Però secondo me l'hanno un po' cannato Beyond, non so. Beyond non l'ho Io ho giocato. giocato solo Ivy Rain, mi è piaciuto Anche tantissimo. io direi nei Fahrenheit di Sì. Quantic E Dream. E comunque. niente. Queste sono le impressioni su Detroit, di cui boh, ancora non sappiamo quando arriverà. Purtroppo. Se esce, giocheremo volentieri. Se esce. Quando esce, se esce, giocheremo volentieri. Esatto. Perfetto. Esattamente. Mi fa piacere queste Ultima premesse. bomba di cui si può Bomba, parlare. si sapeva già, però non si era visto ancora niente. L'uomo Spider-Man. ragno. L'uomo ragno. Hanno fatto vedere un bel gameplay abbastanza lungo, direi, Molto, sì. Molto frenetico. di Spider-Man. Molto. A me è piaciuto veramente molto. Adesso ne descriviamo un pochino. Allora, combat system free flow degli Arkham, possiamo dire. Vabbè, è il gioco dei supereroi fatto È il gioco bene. dei Alla supereroi Batman. fatto bene, alla Quello Batman. che si doveva fare alla fine. Esatto. E niente, secondo me sono riusciti veramente a spettacolarizzare il gioco molto bene. Si vede ovviamente la grande influenza che hanno avuto i giochi di Batman, soprattutto appunto la componente del free flow, però è molto declinata alle abilità di Spider-Man, cioè quando si gioca agli Arkham non si hanno quelle abilità lì che sono proprietarie appunto del supereroe. Secondo me hanno fatto una buona declinazione, graficamente sembra veramente stupendo, ha delle Sì. Sì, sezioni scriptate che a me sono piaciute, sinceramente, tanti urlavano ricordiamo alla Ivy, Insomniac, lo sviluppatore. Insomniac, esattamente. E che dire, spettacolarizzato al massimo, open world ovviamente c'era quell'indiscrezione che voleva uno Spider-Man lineare, non l'ho mai capita sinceramente, però dovrebbe essere confermato comunque che sarà un open world. Sì, ma sarà Sì, comunque. c'era gente che ha analizzato il gameplay e faceva vedere che sì, Spider-Man si muoveva Ma male ed sì, era ma poi cioè, indirizzato, non non si capisco, nel capiva. senso, Batman dal City che è mezzo Sì, brutto, cioè nel infatti, senso il infatti. problema non capisco quale sia, cioè figurati se su PS4 non fanno comunque il gioco che Ah sì, ma esplori, poi che è la cioè, città. Ma poi si è con vista
anche che la qualità della città è quella normalissima, cioè sui palazzi base, cioè, ma nel senso farai i giri, asset di Unity, no, cioè, sì, ma poi soprattutto rispetto al passato che ha avuto Spider-Man su PlayStation, cioè, infatti, uno si aspetta quella cosa lì mille volte più bella, diciamo, esatto. Perché dovrebbe essere lineare, cioè non... lineare la quest, che vabbè, sì, ma chi vabbè, se la quest principale, quella devi seguire un, non devi seguire un elicottero, cosa fai? Te ne vai in giro per la città. Sì, cioè, ma poi le scene spettacolari quando entra nel palazzo con tutti i cieli, ovviamente bellissimo. Non potrai farlo, immagino, cioè normalmente. Sì, sarà mezzo scriptato, va bene, esatto. Ma di qualche, ma vai a sapere, magari c'è qualche palazzo, magari potrebbero fare una specie di achievement, entra in tutti i palazzi della città e magari in alcuni li puoi entrare, per dire, non so, un esempio. Sì. Ma noi avevamo parlato anche pre questo... prima di della registrazione, che alcuni si erano lamentati delle scene scriptate, che erano troppo, non mi piacevano, mio Dio. Sì, che sembravano essere preponderanti rispetto al gameplay. Per me non è stato assolutamente così. Ci sono alcune scene che necessitano, per natura stessa della scena, esatto, di essere scriptata, cioè nel senso di Vammela essere... Vammela fare una scena non scriptata del genere. Cioè, quando c'è la torre che cade, cioè, come fai a non farla ma scriptata? No, ma infatti... Cioè, ma poi quick time, cioè, sì, o ti guardi il filmato, fai il quick time, alla fine è meglio quick time che premi due tasti e meno. Sì, esatto. Giusto per dare quella spettacolarità lì, poi appunto non è una cosa dominante. Esatto. Il gameplay va più che bene. Sì, sono spettacolari, cioè, sono belli, alla fine sono belli, ti tengono lì incollato, cioè, ma allora giochi come Uncharted e limiti perché non ci sono scattate, cioè, boh, non lo so il senso, veramente. No, c'è la solita cattiveria del giocatore che vuole imporsi su ogni videogioco. Una volta i giochi erano meglio, vabbè. E poi invece. Vabbè. Comunque sembra veramente, veramente bello, cioè, lo aspetto con moderato hype, cerco di non farmi prendere troppo, però assolutamente mi interessa. È un'esclusiva di peso, dai, perché sì, comunque... Sì, Spider-Man è veramente lo vedo. Poi il grande ritorno, cioè io poi non so voi, io per esempio Spider-Man 3 l'ho consumato su PlayStation 2, mi sembrava fosse anche un gioco, cioè possiamo dire piuttosto di moda, possiamo dire così, cioè molto famoso, venduto. Beh, Spider-Man comunque sono usciti gli ultimi tie-in dei film, degli Amazing. Sì, è vero, hai ragione. Che non erano, cioè, non erano così brutti come la gente crede, da quanto ho capito, quanto ho sentito parlare da qualcuno che ha giocati. Però, chiaro, tie-in, budget, quello certo. Che era di, non mi ricordo di chi, forse Activision, non lo so, ma sto sparando a caso, meglio non dire niente. E vabbè, comunque, però sì, questo è il grande ritorno del gioco di Spider-Man. Infatti si chiama Spider-Man, stop, cioè. Esatto. Comunque, da... Non appassionato di supereroi, non mi esprimo io invece. No, ma neanche noi, però cioè, Spider-Man alla fine piace un po', è il più famoso insieme a Batman, cioè piace un po' a tutti, anche ai bambini. Il carattere più comico, più divertente, più ragazzino, cioè Batman è tutto cupo, sei lì a girare nel buio, nella pioggia. Qua invece comunque confermo, The Amazing Spider-Man, editore Activision. Sviluppato da Binox e Gameloft, il fratello più piccolo di Gameloft. Ma comunque dai video non sembra neanche brutto, cioè il gioco appunto normale, base. Va bene, dai, Nintendo, Matt, parla un po' te che sei stato un po' silenzioso. Ma perché io, se non lo sanno, sto un po' maluccio, il mal di testa, la morte. Insomma. La morte addosso. Arriva. Beh, della Nintendo c'è stato... un giorno parleremo di Twin Peaks, comunque... spoiler a parte, che non era nemmeno uno spoiler, tanto non si capisce un cazzo. Nintendo ha fatto una bella conferenza alla fine. Chiama la conferenza, erano in diretta live da chissà dove. Cioè, no, vabbè, ha fatto lo spotlight, che era praticamente il direct, esatto, classico. Una roba montata con il nostro pre-registrato e poi dopo il nostro grande Reggie, che ha sempre fatto nel. Esatto. E nei vari tre, insomma, lo show floor che mostra tutto il giocato da parte dei sviluppatori. E niente, tra le tante cose che ha mostrato, perché ne ha mostrate abbastanza, però alcune sono state un pochetto povere. Possiamo, diciamo, tirare fuori uno Xenoblade 2, che finalmente è stato mostrato con un trailer un po' più ampio. Sì, e soprattutto la data. La data, cioè, esatto. Bizzarrissima, che nessuno ci credeva, fine 2017, incredibilmente. Confermato, incredibile. L'hanno sempre detto, nessuno ci credeva. Nessuno ci credeva.
Invece ce l'hanno fatta, Invece, quindi io rimango un urge. po' tiepidino da appassionatissimo del primo Xenoblade Chronicles, Urge alla per me fine, una giocata al Chronicles, infatti. no? Sì, è veramente bello, però sono rimasto un po' scottato dall'X, che insomma è stato un miracolo su Wii U come è uscito, perché è un giocone allucinante che non ti aspetti per la console che era. Però insomma, qualche problemino, cioè sembra un MMO praticamente però offline, che insomma, ti ci Di quelli perdi della veramente merda. dentro, non ci capisci nulla. Cioè, io dopo l'ho abbandonato a 90 ore di gioco, cioè, per farvi capire, Vabbè, ma allora ma sei non, scemo tu. mi sembrava di non aver giocato perché non riuscivo a capire più. Cioè, appunto, il problema è mio, ma vabbè, comunque, a parte questo, poi magari ne parleremo. Questo sembra figo comunque Sì, da sembra vedere. figo lo stile, non mi è dispiaciuto per niente. Poi c'è stato dopo il Treehouse, anche dopo lo Spotlight, che è praticamente dove si riuniscono a giocare un pochetto le beta, o meglio le build che hanno preparato per l'evento, che Sì, hanno mostrava mostrato delle molto, fasi di sì. open world, battaglia classiche, e mi è piaciuto abbastanza. L'HUD un pochetto invadente, che ormai sembra. Però molto, molto invadente, cioè io sono ignorante della serie, quindi magari è uno standard, però cioè io ho visto parte del gameplay e ho detto, cioè cazzo, faccio fatica a vedere quello che c'è Non hai visto dietro, quella di cioè. Dissidia ancora. E poi c'era quella particolarità di avere quella specie di legame, voi saprete dire meglio, tra i giocatori del party, c'è cioè quella specie di cordolo che Sì, non so, lasciare. quella è una verità almeno, la Sì. memoria Che almeno, sì, fatto in quel modo non. già non si non vede mi ancora niente, più visto. poi tra i giocatori c'è sta roba scintilla, non lo so, cioè, mi Forse sembra un proprio po' alla quella strana. Final Fantasy XII, sbaglio, Matt? Sta C'era roba quel. scintillante? Cosa? Descrivimela un C'era. po' perché forse me la son No, persa. sono delle linee che collegano il party praticamente, in movimento Allora, e in le Final Fantasy linee. XII c'era tipo la linea Ah sì, al che ti nemico, quello che andava collegava verso il a nemico. chi Eh sì. era rivolta Anche l'azione. vero, vero. Vabbè, comunque è una cosa più o meno simile, però fra i compagni del party. Ok, magari Perché. un'altra meccanica che boh, Sì, infatti, boh, vedremo. sarà da scoprire o non l'ho approfondita troppo. Poi Comunque. l'annuncio bomba, qual è stato? Vabbè, l'annuncio bomba lasciamolo per ultimo, come tutti. Ah, Mario ok. Odyssey, lasciamolo per tutti. Però. Perché non era un annuncio bomba, il No, vero no, annuncio bomba l'annuncio è bomba non nel era Metroid Metroid, intendevi proprio l'annuncio Prime. novità. Ok. Sì, Vabbè, l'annuncio perché per Mario Odyssey abbiamo bomba. finalmente una data d'uscita e un trailer bello corposo che mostra anche alcune meccaniche. Comunque lasciamolo per ultimo perché sarà il mio pane dopo. L'annuncio bomba sono stati due in realtà. Sì. Però peccato che non abbiano mostrato nulla. Sì, sono stati annunci Ma molto, possiamo dire, sì, molto alla oddio, se Sony. calcoliamo Cioè. Pokémon, per favore esci da sto podcast, perché. Cioè. Pokémon è stato detto dallo sviluppatore. Inoltre è previsto un Pokémon Sì, vabbè, RPG con quella canonico. scena falsissima di Sì. lui seduto alla scrivania con i Esatto. Pokémon in giro, cioè quella cosa Ah sì, poi boh, cioè, ma ha senso di, cioè, come se non si sa. Cioè, oddio, magari qualcuno neanche si sperava, però dai, si sapeva diciamo che. che puntavano sul dare la sicurezza. Avrebbe Cioè, il vinto se dirlo avesse fatto comunque. vedere un trailer o una sequenza giocabile. Io mi immagino ancora uno stile Colosseum o Tempesta Oscura per Switch. Abbiamo Però non vinto. potevano far vedere troppo. Comunque, con No, l'uscita di infatti. Ultra Moon e Ultra Infatti, Sun devono in ancora. arrivo. Cioè, Lasciamo stai perdere. dicendo alla Devono gente non ancora prendere comprarlo. la gente dalle caviglie, scrollarli un po'. C'hai E poi ragione, ci avete quando hanno finito i ragione. soldi per Pokémon, Ultra Sun, Ultra Moon, basta, l'annuncio. Esatto, lasciano aspettare che si riempano un po', giusto quei 8-9 mesi. No, beh, scherzo. E Però, poi arriverà, oltre a insomma. quello, ma hanno detto che alle 3 2018 potrebbe essere presente, ci credo, speriamo. Comunque, Chissà, chissà. l'altro Dici annuncio già alle 3 bomba. del 2018. Come? Dici già alle 3 del 2018, dicono. Loro hanno detto che dovrebbe essere non pronto, ma avevano usato un altro termine che mi sfugge, comunque qualcosa di. Un termine un po' più paraculo. Sì, Ma sai, esatto. la cosa Che strana è che potrebbe essere comunque. mostrato qualcosa il prossimo anno, una cosa del genere. Sì, vabbè, no, no, ma ci sta. Però le tre sembra quasi che. Ma lo schifano un po' perché alla fine Ultra Sun e Ultra Moon l'hanno presentato una settimana prima. Vabbè. Cioè, È vero, con ma quel poi abbiamo direct. ancora Con il un Tokyo direct Game Show. dedicato ai Pokémon. Quindi, boh, non si Esatto. sa. Sì, che tutti si aspettavano la Madonna, invece Infatti. non è arrivato nulla. Vabbè. Va bene, se riusciamo, forse riusciamo a dire qual è stato la. Adesso dopo L'altro mille annuncio interruzioni. bomba, che in realtà è stato anche questo un teaser. Sì, proprio da teaser. Un teaser proprio blando, brutto, bruttino.
però comunque che è arrivato col me un po' ha fatto salire l'hype. Io me lo sono guardato dopo dici. quella scena. No, perché non si capisce cos'è. Io soffro molto la scena del non si capisce cos'è e poi Bello, te improvvisamente lo godi capisci di cos'è. più. Poi No, beh, ci quando. sta, cioè, alla fine molta gente si è esaltata perché non Esatto. se l'aspettava. Quando È che poi non sì. c'è capiva, proprio poi nulla, è un po' è partita dispiace. Lost. Beh, poi Esatto. ovviamente quando ti viene l'emozione non lo sai che non Sì, è mostreranno chiaro. nulla. Quando Lo vedi, poi. parte la Lost di Samus, la Esatto. S, e cioè, comunque, cioè, io sono un grande fan e mi ha gasato a merda. Poi, ovviamente, dopo dici, ah, ma non si vede niente, vabbè. Stiamo Però parlando sul momento è stato. comunque di Metroid Prime 4, che dovrebbe uscire su Switch, appunto. E non Vedremo. si sa ancora di che sviluppare, tra l'altro. Esatto, Non perché da retro, no? No, no, no. retro sviluppa, mi pare, quello lì per 3DS. No, 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 neanche. No, lo, No? Mercury Steam lo fa quello su DS. Infatti, cioè, su Ops. DS, infatti c'è da aver paura. Come Vabbè, ma è, Steam diciamo hanno che è un fatto remake quello. Castlevania, Mirrors of Fate, già che insomma, non era Diciamo che. proprio un Castlevania su 3DS, ecco, Ma come secondo mi spezzano le speranze me. per Sì, però questo diciamo che Metroid appunto 2D. non è, è un remake, quindi dovranno attenersi a una Sì, certa linea. no, ma infatti si è Sì. visto un gameplay che sembra carino, sembra, cioè, è brutto tecnicamente perché è brutto, ma è Vabbè, ma è veramente tanto 3DS, brutto. cioè. Però è bruttino proprio come, almeno io lo trovo brutto proprio No, esteticamente, ti do cioè. ragione. Poi ci sono state certe eccezioni in cui sembrava proprio vuoto. Cioè, sembrava Solo molto quello, ma spoglio. perché brutto no, però un po' spoglio. Magari Eh era sì, una molto spoglio, build bruttino. Cioè, sì, molto in quel senso, blanda ovviamente. per Boh, averlo diciamo sviluppato. che hanno voluto, cioè, a quella profondità 3D, ovviamente, 3DS, ok? Cioè, anche se. Ah, 2.5D, dai, sì, facciamo. no, ma diciamo 3D perché poi c'è lo sfondo, diciamo, aperto, quello Sì, intendo. sì, 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 sì. 2.5D. Che hanno voluto dargli questa cosa qui, secondo me non aveva esattamente bisogno, l'hanno fatto perché era su 3DS. Io avrei molto più apprezzato la linea stilistica completamente 2D che avevano Zero Mission e Fusion. Sì, è vero, usciti su GBA mille anni fa, ok, però secondo me rimangono comunque a livello estetico molto migliori di Ma quello che hanno infatti mostrato. guardati tipo Azure Strike Sì. Gunvolt, tipo quello è tipo una specie di Mega Man style, Sì. quello lì è in 2D, è fighissimo, Mi fantastico. Sì. raccomando, Ecco non guardarti però Mighty Number 9 perché sennò però. appunto, appunto esattamente, quello è fatto in 3D e fa Sì. schifo. Vabbè. C'è da dire che la cosa buona è che, almeno a mio parere, da fan della serie, hanno scelto il gioco giusto da portare, diciamo, con un remake. Perché proprio Metroid 2, Return of Samus, era quello che al giorno d'oggi meno reperibile in Sì, assoluto, sì, è sì. uscito solo su Game Boy, neanche Color, cioè te lo si poteva veramente giocarlo solo in bianco e nero, poi aveva sta cosa della telecamera vicina, telecamera, la sta cosa Sì, lì della che ero visione proprio per i limiti proprio del vicinissima, Game cioè Boy, non sì, riusciva a assolutamente. gestire. L'hanno reso un pochetto più Gli accessibile, appunto. sprite, sì, assolutamente. L'altro grande cambio, beh, piccoli cambiamenti all'interno del gameplay, come mettere la mira a 360 gradi piuttosto che a 45 gradi come la prima. Un po' E più di poi c'è questa tutorial. cosa Che tra qui. l'altro, mi è venuto in mente adesso, scusa Sì, l'interruzione, che dica. Nintendo aveva buttato giù il progetto AM2R, il remake di Metroid 2, Sì, Another Metroid 2 Remake. amatoriale molto bello, Sì, tra sì. l'altro fatto con al fine lo stile grafico degli Zero Mission, Ah, ma. di Sì, Fusion, sì, sì. Ma tutto e quello si è capito alla fine che. perché abbia insistito tanto a buttarlo giù, No, perché che poi tra l'altro, cioè, io adesso lancia. magari mi lanceranno il pomodoro in faccia, cioè io graficamente Preparo. preferivo quel progetto lì. Oh, esatto, no, no, ma Cioè, sarà molto, secondo probabilmente per molti quel gioco lì sarà il vero remake del 2 invece che Eh questo sì, ufficiale. assolutamente, Anche perché assolutamente. poi, Da appunto. ignorante vado a cercarmelo, vado a vedere. Sì, se I'm no lo sì, trovi, guarda, prendeva te lo passo. moltissimo la linea, appunto, come diceva Ale, dei giochi per Advance. Sì, Cioè, no, è c'era proprio Zero bellino. Mission e poi se volevi giocarti il secondo Metroid c'era quel progetto lì. Ovviamente, come tanti progetti legati a IP Nintendo, è stato buttato giù. Ah, bellino. Ovviamente avevano le loro ragioni, loro Sì, volevano no, per probabilmente da carità, tempo però far uscire questo, il non lo so. paradosso che sarà meglio probabilmente Esatto. il far No, remake quello che che hanno questo. mostrato, poi magari poverini loro hanno scelto di mostrare una sezione, magari quella iniziale, che è un po' più Infatti, bruttina del resto, o che rende poco. no, magari lo spirito ci sarà, Sì. però appunto vedremo, dai. Ma tutti i progetti che sono correlati in qualche modo a Nintendo vengono poi buttati giù. Io recentemente stavo Sì. seguendo un remake fatto da un tizio, ovviamente amatorialmente, su Unreal Engine 4 di Ocarina of Time, che era fantastico da vedere, Avevo ma visto qualche video, sì. tipo tra pochissimo probabilmente non lo vedremo più. Gli manda la Digos a casa probabilmente.
Comunque. Anche Mario 64 mi hanno provato a fare. Sì, che tra l'altro, vabbè, c'è anche una chicca di Mario 64 adesso. Cioè, avevano fatto la meccanica di Odyssey sul Ah, sì, ho visto, 64. vero? Sì, Sì, con sì. il cappello, bizzarrissimo. Sì, esatto. Sì. Infatti io che avevo fatto la prenotazione di Odyssey l'ho subito tolta perché, cioè, se c'è sul 64, perfetto. Sei Ah, giusto, beh, giusto. allora, sì, giusto così. Giusto, giusto. Esatto. E poi Vai pure avanti. nient'altro, ci sono state due annunci altri, cioè due altri annunci di personaggi famosi ormai dell'universo Nintendo. Abbiamo un nuovo Kirby e avremo un nuovo Avventura di Yoshi. Si vociferava anche di un Luigi's Mansion 2, ma non c'è Cioè, stato. 3? Oh cazzo. sì, il 2 è uscito su Su 3DS. 3DS, giusto, perché per quello che non l'ho cagato, Sì, maledizione. Luigi's Mansion, sì, peccato perché sinceramente Kirby e Yoshi, Yoshi non sembra bellissimo, Kirby, boh, cioè non ho mai Ma giocati, Yoshi però l'ho trovato sono molto carino belli da invece. vedere i Kirby, ma sono semplicissimi, cioè non so, non mi... Però non sono così facili come credi. Questa palla rosa è più difficile di quanto sembri. Ho giocato uno per GBA, giusto per. Ma GBA forse si è andato indietro che erano tosti, ma adesso Dici? non so, mio fratello ci ha giocato a quello su 3DS, adesso non mi ricordo il nome, forse Triple Deluxe, quella del genere, cioè era Facile. proprio un gioco per bambini, ecco, che andare Sì, avanti. possiamo dire lo stesso anche dei Mario. Sì, vabbè. Beh, Lasciamo insomma, perdere. cioè sì, sono più semplici, però comunque non a quel livello, ecco, diciamo. Sì, non si sono Sono semplificati per così tanto. giocatori, Diciamo che gli rimangono per ultimi giocatori. Mario. Yoshi invece è difficilissimo, Woolly World, però questo non mi piace molto, sì. Vabbè, comunque vedremo, dai, anche lì, quando usciranno. Comunque, ho visto anche tipo che adesso tra il paragone Mario Wii U, tipo, no? Che a differenza di quelli vecchi ti dicono: c'hai 3 vite, se ne prendi altre, bene, se no, cazzi tuoi. Sì, Questo te ne dà 10.000 di vita all'inizio. sì. Sì, poi Esatto, l'invincibilità ti dà tutto. cioè, Oppure vabbè. c'era addirittura in... scusa, non mi ricordo quale gioco che ti completava il livello da solo. Non mi ricordo qual era. Tu praticamente prendevi una di quei, appunto, un blocco che prendeva il gioco, prendeva il controllo del personaggio e andava avanti e completava il livello da Addirittura, solo. cosa? Sì. Una Non mi follia, ricordo se veramente. era un Mario o se era il Donkey Kong, non mi ricordo. Cioè, già Però cos'era era. successo all'epoca Sono di Red sicuro Dead al Redemption? 100%. Mi fece accapponare la pelle, figuriamoci questo. Red Dead Redemption? Ve lo ricordate? Che quando fallivi un tot di volte la missione ti diceva: salta, Ah, salta questa no, parte. ah, sì. Non mi Cioè. ricordo perché non ho mai fallito tante volte. Mamma Sentilo, mia. sentilo. No, ma ricordo che comunque Questo lo questa taglio. non era una meccanica. Comunque era una meccanica, tra virgolette, diffusa. In No, alcuni infatti. giochi Però di avere. comunque ritengo che sia una meccanica sbagliata. Poi vabbè. Perché in generale uno può scoprirla e dice: ah, faccio tutto così. Certo, non ti godi l'esperienza, però ci sono i giocatori Infatti, sì. del genere, quindi. Cioè, vi faccio un esempio banale, nel senso che mio fratello, quando era piccolo, appunto, l'avevo fatto giocare a Mario U, Mario, non mi ricordo, 3D World forse. E, sì, 3D World, giocavamo in due. Per Wii U, sì. E a un certo punto aveva scoperto che appunto c'era sta foglia, la foglia bianca lì che ti faceva Sì, diventare sì, da sì, Lucky sì, sì. Oddio, bianco invincibile. non l'ho mai trovata. Fantastico. Ah, c'è anche in 3D Eh no, Land. se muori tante volte ti appare il blocco dal Ah, nulla con ecco. la. Sì. Ti prendi quella e ti fai tutto il livello correndo come un dannato. E lì diventi. Sai, dopo che l'ho scoperto un pochettino, sai, diventiva un po' la Però voglia, non c'è ovviamente, più perché da quella. bambini è Vabbè. chiaro che. Lì ci sarà un Vabbè, discorso comunque. più profondo quando Sì, poi uno diventa vabbè. grande e dice: no, Sì. non ha Tanto senso. il Esatto, target Nintendo non è i bambini, perché i bambini giocano a Rainbow Six, a Call of Duty, a FIFA, non adesso giocano a. le carte in tavola sono cambiate. Adesso Esatto, sì, no, no, se ma è vero, io giochi a vorrei Call of davvero Duty vedere sei i un numeri. bambino, se giochi a Super Sono Mario sei davvero un curioso. adulto. Cosa? I numeri anche solo di Switch devono, tra virgolette, dimostrato che il Madonna. target di Switch veramente cos'era? L'82% degli acquirenti Switch era comunque sopra i 20 anni, Sì, una cosa no, così. ma Quindi infatti, comunque infatti. dimostra un target completamente differente, un target effettivo completamente differente da quello che uno poi si aspetterebbe Ma sia in difatti, realtà. guarda, sono molto contento di questo, personalmente. Cioè, il Sì. fatto che stia evolvendo in tutti i sensi, anche sul punto di vista del target, è Sì. spettacolare. No, perché poi fra i Comunque, bambini i giochi che vanno di più sono alla fine Pokémon e Mario, insomma, Zelda 0, Mario,
più il kart che il Mario Sì, classico, esatto, poi perché credo anch'io. io il Quindi Mario non classico giocavo, ero l'outsider. sì, ma anche noi, ovviamente, perché c'era C'era me. anche perché Mario Kart comunque è arrivato un attimino dopo, mi sbaglio. Sì, il primo che ho giocato era su GBA, figurati. Esatto. Sì, forse c'era su Game Boy Color, però una versione, ma non mi ricordo. Non Non lo posso so, dirtelo non mi con ricordo. certezza. So che c'era Super per Circuit, cos'era? 64. GBA? Sì, Sì, forse. sì, sì. Su. Allora, ok, no, è quello. Va bene. Partitone. Comunque, niente. Del resto è stato presentato anche meglio Fire Emblem Warriors, che alla fine è il Muso. Musou-like di Muso senza online, tra l'altro. Senza coop online, ho Musou senza letto online. recentemente. Sì. Ok. Solo coop locale, niente online. Almeno non si sono pronunciati sull'online, così. Beh, adesso che verrà tutto asfaltato da Dynasty Warriors 9, che è open Sì, vabbè, world. però se vuole No, proprio su Switch scherzo, non scherzo. esce. Sto scherzando. Perfetto. Ah, no, Incredibile, pensavo eri incredibile. serio nel senso dei Musou, perché alla No, fine il no. mercato ce l'ha il Musou, cioè in Giappone, da noi no, ma in Giappone, L'online, minimo. dici? No, cioè, no, parlo di mercato in generale, cioè la gente che gioca ai Ah, Musou ok. No, no, no. esiste. Pensavo avessi Quindi scambiato avere un il. Fire Emblem Esiste, tutto Warrior vero. su Switch, ma senza online, un po' dispiace che magari qualcuno la partita se la faceva. Ah, assolutamente. Poi niente, per concludere abbiamo. Cos'è che mi manca? Ah, vabbè, Skyrim che è stato riproposto, oltre che essere stato riproposto come esperienza in VR alla conferenza Sony, per carità. Sì, Boh, fantastico. io credo, veramente mi chiedo il senso di un gioco come Skyrim su Switch quando esiste Zelda. 10 anni. Io veramente mi chiedo, c'è il senso di una cosa del genere? Se non Attenzione, voglio essere troppo cattivo, non però. c'entra la coesistenza di titoli, c'entra il fan sfegatato che vede solo Skyrim. Cioè. Ho capito, però cioè, tu sei un fan Nintendo Io mi e chiedo bene o chi non male ha ancora c'è. giocato Skyrim, cioè a parte me, nel senso, Io, non mi perché interessa. non mi interessa troppo, No, ma. infatti, ma io dico, cioè, chi non ha giocato Skyrim evidentemente non era interessato a giocare, cioè sono passati Esatto, troppo quello non anni, c'entra. cioè basta Però, riproporlo. Però, ragazzi. cioè, secondo me, cioè, anche a livello di titolo, non è che ti serviva quella tipologia lì che dici, ah, però, cioè, mi manca, cioè. Già comunque hai di molto meglio, cioè io non ho giocato Zelda, ma ho visto tre cose e ho molta più voglia di giocare Zelda di quanto non ne avrei di aprire Skyrim. Non Ma lo so, non comunque trovo il senso del, se non tastare il terreno. sono due giochi assolutamente diversi, ma dopo Sì, sei chiaro. quasi No, 7 sì, anni certo. di Skyrim, un po' è svecchiato, cioè nel senso sai ogni cosa. E Sì, poi. no, è chiaro che sono due giochi diversi, intendevo però l'approccio open world completamente libero, diciamo. Sì, diciamo alla Se fine l'RPG, Esatto, comunque hai l'RPG, ecco, è alla fine come l'RPG per se. adesso È come se tra cioè, ce 7 l'hai e ce l'hai su Zelda. infinitamente migliore. Poi vabbè, sempre meglio che c'è che non ci No, fosse, diciamo, infatti. va No, bene però. così. Mi interrogo solo il senso della mossa. Cioè, ci sarebbe anche da interrogarsi sul senso di Skyrim VR, effettivamente, o sul senso di Skyrim in generale, però Adesso. tra l'altro Skyrim VR alla fine. Avevo pensato, ho detto vabbè, comunque, ok, sarà Skyrim, ecco, però l'esperienza VR in un gioco comunque così, dove hai un'esplorazione anche bella, ho Sì, detto quello forse sì. cavolo, Cioè, figata. completa, comunque, Sì, sì. poi peccato che ho visto un video che alla fine mi sono dimenticato che non è che tu puoi camminare, cioè il movimento è quello a scatti di Sì, direziona, sì, 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 sì. punti e ti teletrasporti lì. Cioè, ciao, cioè, Sì, no, è una cosa devo incredibile. giocare così, tutto, cioè, boh, non lo so. No, vabbè, stendiamo un velo pietoso, se no Infatti. potremmo fare un rant. Sì, Un'incazzatura assolutamente. incredibile. E poi una cosa invece che è stata più carina dal mio punto di vista è Rocket League che arriva su Switch. Sì, assolutamente, gioco super indicato, direi. Ecco, questo sì, infatti è una buona, Sì. Molto divertente. un'idea ottima I capelli di rispetto Mario e Luigi per le macchine, fantastico. Bellissimo. sì. Che tra l'altro Nintendo ha contattato i sviluppatori per avere la versione Switch. Esatto, gli sviluppatori hanno Visto anche il detto che successo. comunque dovranno lavorare un bel po' per comunque Beh, l'hardware su cui si trovano, sicuramente. che Certo. girando su Unreal Engine 4, essendo, non so se, vabbè, ottimizzato per altre Sì, è piattaforme, per la Switch, supportato, sì, è un su pochetto Switch, più però difficile. è magari più difficile. Ovviamente la macchina è Esatto. quel Avevo che è, letto insomma. che girerà a 720 sia doccato sia sdoccato a 60, comunque cercheranno di Sì, portare a sì, sì. 60, riducendo un po' di dettagli. Per forza, di quello Ci sta, va a è un 60, compromesso dai. ottimo per me. Sì, assolutamente, perché poi comunque avendo a schermo in certi momenti così tanta, diciamo, roba Poca. indipendente, chiamiamola così, per semplificare un attimino, non deve essere facile. Particellari, cose, sì. Infatti.
No, Ci poi sarà anche il comunque è blur, sicuro. competitivo alla fine, quindi deve devo mantenere una prestazione guadagnare infatti. decente. Ma secondo me con la portabilità di Switch faranno una figata. Cioè, pensa che è Sì, bello no, la portartelo in potenzialità ce giro, l'ho. fai una partita Rocket League. Ecco, io Peccato. lì sono in freno un attimino perché, nel senso, non che non mi piaccia l'idea, assolutamente. C'è anche Non FIFA, la eh, occhio. trovo, non la trovo super applicabile, nel senso che per come è costruita Switch, quando ci va in giro, ne discuto spesso con Ale, un po' quello che diceva lui, no? C'è questo internet in giro portabile, almeno da noi non è che sia così tanto diffuso. Io poi Purtroppo dicevo no. anche, nelle altre città probabilmente questa cosa è già molto più diffusa e la vedo già una cosa probabile all'interno, soprattutto magari nelle città grandi americane. Però a livello globale, questo, la portabilità online non la trovo così diffusa, ecco. No, sicuramente molto più quella locale, anche se bene o Esatto. male, purtroppo, cioè, quasi, quasi come se ti dovessi vergognare in giro per l'Italia quando porti in giro una console portatile. Oh mio No, ma a Dio! parte sì, infatti, a parte che io guarda, non vedo mai nessuno della mia età con la Switch in giro, cioè, proprio sono Sì, pronta a assolutamente. mettere la mano sul fuoco e non solo la mano, insomma. Purtroppo dico, perché a vedere un sacco di persone in giro quando era uscito il fenomeno di Pokémon Go, no? Sì, Vedere gente tutti. uscire che avevano tutti la faccia sullo Devastante quella smartphone. roba lì, Lo però so, sai però sai cos'è la cos'è cavolata? Che devastante. Sì, ma il quello smartphone è no. stato Ma un symbol. symbol molto più casual, cioè molto Esatto, più esatto. Ma mainstream, tira una fuori cosa un che hanno portato. Nintendo, cioè al bar, ma un 3DS, ma dove vai? Cioè, Sì, no, praticamente infatti. la gente attorno a te ti si allontana, rimani tipo da solo in mezzo al Ma uno non locale. le Sì, c'è dovrebbe questa fregare di cultura meno, negativa, diciamo. però boh, Vabbè, però che sai ci vuoi come funzionano fare? queste cose alla fine, Leggevo cioè. l'altro giorno un articolo che mi ha passato un amico, no, dove, su un Reddit della Switch, uno aveva detto che aveva portato lo Switch sull'aereo, no, per giocarci, e quello di fianco a lui avevano fatto amicizia perché aveva la Switch anche lui, allora hanno giocato insieme. Spettacolare Che questa bello, cosa, è che uno bello. spettacolo. Sembra tipo No Man's Sky. Dai, incontriamoci nel pianeta. Che bello. Peccato che poi la realtà è ben No diversa. Man's Sky su Switch, confermo. Ma No Man's Sky, dove è finito? No, basta. Basta, È basta. finito nella mia Ma libreria e in pensavo che quello di altri speravo. milioni di giocatori. Che... Sì. No, milioni non so No, quanti, non però. nella mia. Non Mamma perché ci mia. ho visto lungo, ma perché non mi interessava il Day One, soprattutto per il prezzo. No, io ci avevo visto mezzo lungo, l'ho provato, poi l'ho comprato e poi è andata come è andata. Stiamo ancora aspettando il Se grande ci avessi update visto definitivo. lungo, non l'avresti Ci ho comprato. visto a lungo per metà, ho detto. Diciamo pure che ha chiesto un rimborso dopo 50 ore. Non erano 50, erano molte meno, non diciamo cacate. Ah, Va bene, veramente l'hai chiesto rimborso? Ti è va bene. stato Sì, avevo chiesto il rimborso dopo. addebitato? Erano... No, no, assolutamente no, ma giustamente Cazzo. dico io, dopo quanti erano? Tipo una decina di ore di gioco, Ma solo 10, 20. ah, mi ricordavo di più, scusami. No, perché Mi poi a più credo. riprese le ho aumentate, cioè perché Ah. tipo adesso ogni 2-3 mesi ci faccio 3-4 ore ed effettivamente sto raggiungendo un numero decente di ore La pian piano. cifra adatta al prezzo che hai pagato. Esattamente, Comunque, esattamente. stiamo divagando. Stiamo Finiamo divagando da troppo. Hai ragione, Nintendo, bravo, ti che a fermo. parte la No, volevo due bomba. parole, Matt, su Superstar Saga, visto che il tuo gioco E infatti ever stavo della per vita, non dirlo so. che... No, vabbè. È un gioco che ho giocato un sacco da piccolo. Cioè, credo la formula Mario Luigi Ma da RPG. piccolo intendi Junior? Come? Potete bannarlo, Mamma per mia. favore? Mamma, Lo all'insegna di Dragon Ball FighterZ, che non abbiamo, di cui non abbiamo tolgo dal parlato. Discord È adesso. vero, ci siamo dimenticati di Dragon Ball, è vero. Madonna, è vero, Ma è cioè... fighissimo Che Dragon era Ball, uno della... andiamo avanti. È Dragon Ball, ragazzi, però Devastante. con Dragon Ball con la grafica super l'estetica figo, più bella esatto. che avrete mai, che vedrete mai. Complimenti, sembra di muovere un anime. Superstar Saga finalmente c'ha questo maledetto remake per 3DS che io me l'aspettavo da un sacco di tempo in realtà. Cioè, non pensavo che sarebbe arrivato così tardi. E ha anche un altro gioco insieme a Bowser's Minion. Non mi interessava più di tanto, però sembra anche quello originale, cioè nel senso, tra virgolette, praticamente E comunque prendono. correggimi, cioè Superstar Saga alla fine fa tutta parte di quella side series, Mario diciamo, Luigi. di RPG, Sì, Mario sì. Luigi RPG, insomma. Esattamente, perché è iniziato con Super Mario RPG. Poi non so se ci sono stati degli altri Mari in mezzo RPG. A parte, vabbè, Paper Mario, ma è Sì, infatti un'altra... un'altra Sì, storia. penso di sì che ci siano stati anche perché su 3DS comunque sono già usciti i nuovi Mario Luigi. Sì, nel senso tra il Super Mario RPG e il Superstar Saga. Perché Ah, ok. su DS mi pare che ne siano usciti due,
Sì, su E su DS sì, perché ne avevo 3DS provato uno, sì. anche. Sì, 3DS sì, pure. Non mi ricordo l'ordine perché c'era tipo Bowser's Inside Story, Mario Dream, queste cose qua, Partners in Time, quello Ce lì. n'è uno, mi ricordo molto, mi ricordo un trailer che era veramente carino, di, appunto, forse l'ultimo del 3DS, che costruivi, facevi tipo anche la lotta su con delle costruzioni di carta, Diavolo. tipo robot, non so, era una No, cosa. quello no, però C'erano dei minigiochi, però non mi ricordo, magari sto sbagliando il gioco. vorrei fare un appello alla mia incoerenza. Comunque mi piace totalmente tanto Superstar Saga per il Game Boy Advance che quelli dopo non li ho mai giocati. Onesto, onesto. Proprio. Avevi paura che rovinassero la tua esperienza. Ma no, Esatto. dai, cioè, sono abbastanza aperto. Se poi la rovino. No, per me resterà sempre No, Superstar vabbè, ma Saga. ci sta alla fine. E sembra bello comunque, cioè io non vedo l'ora di vedere in 3D sul serio stavolta tante scene che da ragazzino comunque non è che te le immagini perché comunque già gli sprite in 2D lì per il GBA erano ben definiti, Sì. E però mi piacerebbe vederlo in 3D adesso, è quindi dici, spettacolare. finalmente dopo anni e anni di 3DS hai un motivo per attivare il 3D? No, nel No, senso, il 3D bellissimo. non lo attiverò mai. Mai. Perché mi fa veramente male agli occhi e mi fa venire la nausea. Però Vi dirò invece che dopo tante prove, dopo tanta ostinazione, quale 3DS, New 3DS, hai? Ah, ok, quindi come ho il mio. migliorato. Come il mio. Dopo tanta ostinazione, in realtà mi sono abituato e oh, cioè, E ora è comunque rincoglionito. rimane quello che è. Cioè, Sì, non è vabbè. che è diventato No, un'altra ma certo. console, però alcuni giochi, secondo me, vabbè, soprattutto 3D Land, Super Mario 3D Land, assolutamente sono molto giocabili col 3D. Diciamo che è assolutamente passabile, però non è quel mostro che No, tutti vabbè, assolutamente, dipingono. ma poi è una cosa prettamente soggettiva, perché a me viene la nausea dopo Sì, 5 no, ma infatti è cose soggettivo. Riconosco inutili. che sia Anche a me dà fastidio, cioè a me inizialmente. dà fastidio più che altro il fatto che lo schermo sotto non sia in 3D, quindi quando salto si Esatto, che impalla. tu guardi i due schermi e magari dici dove sono. Bene, adesso invece dopo questa lunghissima carrellata di titoli, parliamo delle cose che ci hanno colpito di più in assoluto. Non so parlare. È tardi, c'ho mal di testa, ho la febbre, sto morendo. Comunque, a me, da buon Nintendaro, no, scherzo, non sono Nintendaro, però mi etichettano come tale solo perché ho la Switch. Mario Che non è Odyssey. ancora pagata tutta. E non la pagherò Ciao. mai tutta, l'ho rubata. No, scherzo. Ho chiesto il rimborso a Amazon. Chiesto il rimborso. No, vabbè. Così. Cazzate a parte. Non c'era la Switch. Basta, basta. Mario Odyssey. Super Mario Odyssey, anzi, per determinare meglio. È stata la bomba di Nintendo per me. Perché ha mostrato un trailer che era corposissimo. Tra l'altro, è stato un trailer che all'inizio ha ingannato un pochetto la gente. Perché si è aperto con un Tirannosauro, ambiente. sì. Esatto, c'era questo tirannosauro qua in un ambiente Sembrava, naturale. sì, Dicevano, l'ho cazzo. Finalmente un Monster Hunter alternativo, oppure dicevano direttamente, ah, sarà il Monster Hunter XX. No. Poi la visuale va sopra la testa del dinosauro e vediamo il cappello di Mario, il cappello quello lì con gli occhi. Dici, che sta succedendo? Perché? Ma. E scopri la meccanica centrale di tutto Mario Odyssey, la meccanica della possessione, cioè praticamente. Attenzione, Perché? attenzione, Nintendo ha detto che Mario non possiede le cose. Cosa ha detto? No, niente, non mi ricordo, però che non le possiede. Non le Allora, che possiede, cazzo. attenzione, non non c'è fa niente una di possessione. esoterico, niente di esoterico, niente di Esatto, sessuale, vabbè, ok. cazzo. Però io userò il termine possessione giusto per. No. Sì. Esatto. Come E puoi non dirlo? diciamolo troppo, che poi sono giapponesi e metti tutti i filtri per non farti vedere il cappello che possiedere cose, mi raccomando, che poi Ma scusa, censurano tutto. come puoi dirlo in maniera alternativa? Possessione, prendere controllo di, Va bene. personificare un'altra Può cosa? essere, può essere. Basta metterci possessione, Andiamo sennò avanti. poi Nintendo ci butta giù la live. Vabbè, prendi il controllo di altre creature e non, perché puoi prendere anche controllo di esseri non viventi. Cioè, ho visto nella presentazione che Mario si era trasformato, tra virgolette, sempre in un palo, dove poteva. Ah, sì. Sì, cioè era un palo. Ma si poteva muovere? Praticamente no, nel senso
non si poteva muovere liberamente, stava con la base fissa e si piegava su un Ah, lato che... Ah, proprio sì. per poi dare uno slancio a Mario che usciva da questo Ah, che palo. figo. Era molto carino. E il trailer in generale, boh, faceva, roteava, ruotava, come si dice, non lo so, è tardi, attorno a questa meccanica qua e ci faceva scoprire un pochetto cosa puoi fare nel gioco. Certo, non tutto, ovviamente, come sempre i trailer sono molto discreti in questo, però è stato molto divertente, diciamo che da un appassionato di Mario e non comunque uno che cerca meccaniche un po' alternative, era una bella cosa, anche perché Nintendo, come sappiamo, si è sempre concentrata molto sulla parte di gameplay prima di creare la storia, sempre, a differenza di molti altri, e quindi volevano dare delle meccaniche forti, che poi non è che una novità assoluta, scommetto che qualcuno ci aveva pensato prima di loro. Però molto accessibili, no? Non so se mi Sì. spiego. Tra l'altro vorrei farti una domanda, anzi farvi, beh, comunque il gioco è bello, penso che sia riconosciuto da tutti noi tre, è bello. Sì, Però assolutamente. L'ho molti si prenotato. sono, anche molti appassionati di Nintendo, si sono lamentati comunque dell'impatto grafico di alcuni luoghi, Vabbè, come la quello città, l'avevo come letto. la foresta, cioè comunque non proprio Super Nintendo, diciamo, cioè un pochettino blando, un po'. Sì, l'avevo Ok, letto. Un po' però. surrealistico, insomma, No, ma non tanto tentano di. quello, però lo stile ma cioè manca, cioè ok, nella città magari può capitare che viene realistico perché comunque se fai una città e la vuoi fare così non è che puoi fare, però tipo anche la foresta è un po' deludente proprio graficamente, un po' quella roba buttata lì, ecco. Vabbè, ma la Invece foresta rispetto ad era altri in trailer luoghi era precedenti, molto. adesso non è stata più fatta vedere, se hai Ah, ah. notato. Non so se hanno cambiato completamente le carte in tavola, non lo so, Che poi ci sono potrebbe state cose anche invece molto belle, tipo la parte messicana, la parte spettacolare. di notte nel deserto, di dove era, Sì, quelle cioè, erano proprio, molto, quello era proprio molto belle, l'essenza di molto Mario, simili. cioè E ti comunque cioè, di ricordavo. World su Wii U alla fine era bellissimo da vedere, cioè in tutto e per tutto, non c'era Cosa, momento cosa? brutto. Cioè, di World su Wii U era bellissimo da vedere, Sì, ma lì cioè in comunque si tutti i sono suoi livelli, in presi. tutto Sì, il suo stile. si sono presi comunque come dire, la licenza poetica del Mario più free roam Sì. che 3D World, perché comunque 3D World fa comunque parte dei platformer di Mario, è uno stile tutto suo che comunque viene ripreso molte volte, no? Invece questo ti ricordava un sacco Super Mario 64, Super Mario Sunshine, è vero. Sì, Molto, infatti, no, ma molto poi 3D poco World Galaxy. era più derivativo dal Land, 3D Land che era uscito poi su 3DS anni prima. No, il 3D 3D World, World. Ah, intendo, certo, sì. Cioè, sì. più che Esatto. altro alla fine è il Mario 3D, ma che c'è cioè, col level design di quelli 2D, Funzionava la diciamo. formula, hanno fatto quello, Funzionava. hanno fatto Invece benissimo. questo è proprio il 3D alla Galaxy, alla 64, cioè Esatto. il Mario 3D. Seppur di Galaxy ci ho visto molto poco, vabbè, parte. Sì, no, dicevo, cioè, è il nuovo Mario come fu il Galaxy, il 64 come fu il Galaxy, cioè, è la nuova roba proprio. Sì, è la nuova formula di La Mario, nuova per dire così. formula, ecco. Esatto. Cioè, sempre quella formula che ritorna, però sempre modificata e fa sempre piacere. Sì, vabbè. Sì, hai capito. Sì, Probabilmente faranno certo. Mario Odyssey 2, ecco, toh. No. Ipotizzo. No. Beh, come Perché? hanno fatto il Galaxy 2, magari. Ma il Galaxy 2 è piaciuto. Se No, no. No, ho detto, magari dico faranno anche Odyssey 2, no, ho lo detto. so, infatti la mia domanda usciva spontanea. Il Galaxy 2 è piaciuto perché non. Sì, beh, Sì? Galaxy 2. A me è piaciuto, penso che Io ho sia giocato a carino. parte del primo, Io ho purtroppo giocato prima il 2 e conosco. poi l'1. Ah. Però era boh, belli, cioè sì, Non lo so. vabbè, è derivativo Se la perché formula ovviamente funziona, non vedo perché non. Vabbè, È la stessa, certo, poi solo magari non che. viene bene, per carità, però. Solo che non so, Galaxy lo vedo sempre un pochetto più distaccato da Super Mario 64 e Sunshine, magari, no? Perché Super Mario 64 ha funzionato alla grande, però non c'è stato un 2, magari all'epoca non si pensava a un sequel proprio canonico col Sì, numerino no, 2. infatti, infatti.
Però, boh. Infatti, per quello che dico, cioè, visto che il Galaxy, che è stato poi appunto il nuovo Mario, così come, cioè, infatti, neanche Sunshine ne ha fatto il 2, anche perché poi non so Infatti. Sunshine che successo abbia avuto su GameCube, che aveva venduto molto meno Sì, rispetto aveva a Wii. venduto molto meno. Era un bel gioco, secondo me. Quindi Galaxy comunque ha avuto sta successo perché su Wii hanno sfruttato quel successo e hanno fatto che poi, vabbè, in realtà il gioco di più successo è stato New Super Mario Bros. Wii su Wii, Sì, quindi sì. quello 2D classico che ha Esatto. stravenduto, l'ha proprio fatto di sfacelli. Però hanno fatto pure il 2, quindi magari su Switch lo tireranno fuori anche. No, poi cioè, il nuovo Mario quando lo vedremo, cioè, sarà dura pensare, cioè, boh, magari il 2D tirano fuori. Ecco. Ma lo so, non lo so, perché Vedremo, tra vedremo. l'altro in Odyssey ci sono anche le componenti in Vero, 2D, vero. cioè che entri Molto nel carino, muro sì, e capito. ti fai la sequenza in 2D, fantastico. Sì, stile Zelda alla fine, come hanno detto molti. Stile Zelda 3DS lì, a Link Between Sì, Worlds. la Link Between Ti Worlds, piazzi al muro esatto. e diventi due, una sagoma 2D. Sì, esatto. Però tipo a Link Between Worlds non so se serviva prettamente per passaggi di livello o c'erano anche sequenze d'azione Ah, quando era. no, non lo so. Ah, ok, no, perché neanche io l'ho ancora giocato purtroppo e non so dire, cioè lì è proprio una specie di mini livello di Super Mario, non so Sì, se c'è ho visto. in A Link Sì. Between Vabbè, sì, Worlds. però nel senso analogo, poi sì, Certo, ovviamente fa. certamente. E poi niente, ci saranno da raccogliere le lune adesso, invece che mi sembrava Tantissime, banale. tra l'altro. Sì, esatto, perché si troveranno praticamente ovunque. Cioè, in un livello Da avevo 30 a visto. 50 ho letto, non so se hai Ah, letto non lo anche te. so, no. Io da 30 a 50 a livello. Diciamo che è abbastanza comprensibile questo numero, perché ho visto un pezzo di Treehouse in cui lo giocavano con gli sviluppatori e praticamente in un livello in 5 minuti nemmeno ne avevamo già trovate 4. Allora sì, per forza ce ne saranno una Sì, quantità. un po' strano, cioè, bene o male, almeno ci ha sempre abituato che il collezionismo di Mario alla fine non andava così tanto, cioè, Sì, a con quelle tipo le parte tre stelline, esatto, tre stelline diciamo, vabbè, a a parte le tre dei livello erano. classici, gli ultimi, però ecco il 64 che ampliava più i livelli più vari, alla Sì, fine quanti ne aveva? Massimo a 5 o 6? Sbaglio? Adesso non vado a forse memoria 9 a proprio. livello, ma non mi ricordo. 9, non mi ricordo, però comunque non aveva tanto, cioè Non non aveva esatto, non così 30, tanto. ecco, No, no, ne no, aveva infatti molte. ogni run che facevi, cioè ogni giocata che facevi nel livello era per un diverso Esatto, motivo e per esatto. prendere una stella sola. Poi Sì. vabbè, ce n'erano. Cioè, erano poche, abbiamo Sì, capito, però insomma. appunto dubito che in ogni livello invece in questo siano 30 micro livelli da fare per guadagnare 30 lune, cioè saranno da raccogliere Sì, semplicemente, cioè saranno a alcune raccogliere. Alcune saranno. più Cioè, nascoste, esatto. Speriamo che non certo. si trasformi in una meccanica fetching e basta. Tipo, ah, boh, raccogliere lune, fai quel che vuoi. Cosa? Eh no, perché c'è un conto per dire, ecco, mi viene in mente un altro platform che è Rayman, dove pure ama anche Crash, cioè nel senso le casse che sono tante, però se le raccogli tutte hai il premio alla fine. Però ecco, Esatto. forse ho una cosa analoga così, però ecco, sulle stelline, sulle cose mi viene un po' diverso pensare a. Vabbè, Ma vedremo, sono dai. comunque molto accessibili e probabilmente se ci sarà il premio alla fine, ovviamente se le premi tutte, se le prendi tutte, oppure ci sarà non so, la stella definitiva del livello dopo che ne prendi 30 o 50 che siano. Non so, Infatti, vedremo, si sì. può speculare, ma vabbè, non lo so. Sì. E nient'altro in realtà, perché non mi viene in mente nient'altro, a parte il ritorno di Pauline in veste ufficiale, non so se sapete chi è. No. Era la prima fiamma di Super Mario prima della principessa Peach. Attenzione. Cioè, non so Quindi se. quella presente in Donkey Kong? Esatto, Ah. quella lì che dovevi salvare in Donkey Kong, la prima apparizione di Mario, quella era Pauline. E poi c'è stata. Triangolo amoroso, quindi. Ma no, in realtà perché quando poi sono stati creati. Con Bowser, ovviamente. Oh mio Non con Dio. Mario, con Bowser. No, con Donkey Kong in realtà. Perché No, Pauline. intendo in Travestito. questo, intendo in Odyssey ci sarà il triangolo amoroso Mario, Peach e Pauline. Ah, non lo so E no, perché, perché poi vabbè. Mario non se ne fa nessuna delle due. È comunque Bowser, secondo me. Cioè. Povero Mario, povero Mario. Cioè, comunque, non lo so se ci sarà il triangolo, perché stiamo discutendo di questo. Però lei ricoprirà un ruolo abbastanza importante, cioè sarà il sindaco della città principale, che credo che funga da hub per tutti gli altri mondi.
Lei sarà il sindaco, quindi. Tra l'altro, non so se hai visto che tutti i vestitini di Mario li hanno ripresi da vecchie robe di Mario. I vestitini di Mario, cosa vuol Eh dire? sì, tipo si vede che indossa il vestito quello bianco col cappello, quello forse è quello da sindaco nuovo, però ce ne sono stati altri, tipo quello a righe Ma bianche Pauline o e Mario? rosse. No, no, Mario. Ah, ok. Che riprende dei vecchissimi Mario proprio di anni 90. Me lo sono perso, ma è interessante scoprirlo. E Interessante. nient'altro. Avremo New Donk City, come si Le chiama? sezioni 2D circolari ne vogliamo parlare. Abbiamo già detto, sì. Giusto, le sezioni 2D, ma Incredibile. Eric non è attento. Quando è che l'abbiamo detto? No, Incredibile. Vai prima tranquillo, Eric, vai abbiamo tranquillo. detto le sezioni in 2D, non quelle circolari, però in generale ci saranno delle sezioni cazzo. 2D. E sì, sono anche quelle carine, limitano un pochetto la visuale, quindi ti dà un livello di sfida discreto e sembrano carine. Poi vedremo, magari ce ne sono anche di, non lo so, non solo su mura, ma su superfici contorte, sarà Sì, divertente. sì, sì. Fantastico, boh, non vedo l'ora di fatti di giocarlo. E quando arriva già? 28 27 ottobre? ottobre. 27 ottobre. 27. Ok, perfetto. Ottobre? Ottobre, Sì. sì. È vicino, è vicino. Lo prenderai al Sì, lancio? sì, sì. Già. Ok, ce ne Io lo metto parlerai in lista allora. anch'io insieme a Switch. già prenotato a un prezzo Ne molto parlerete allora, dai. ragionevole. Aspettiamo con ansia, insomma. Sì, esatto. Poi, appunto, a Sì, ottobre, se assolutamente. questo podcast Sì. sarà ancora vivo, dirò di tutto. Farò una puntata Esatto, solo io. Stella, luna per luna. L'una per l'una, vi dico la guida ufficiale. Guida, esatto, Poi guida gira. vocale senza vederlo, lo dici in vocale, così la Infatti, gente vabbè, se la deve seguire io tutta. intanto gioco. E Beh, niente, come le io. guide che fanno su, non so se avete mai visto il primo Super Mario, ci sono le guide dei tasti da premere in successione per completare i livelli. Mamma mia, incredibile, incredibile. Lì calcolano Mamma il mia. tempo di. Il tempo di acquisizione Sì, del esatto. segnale, umanamente Sì. parlando. Follia. E ti. Va bene, Fantastico. Eric, Assassin's Creed, tutto tuo. Finalmente, allora, Assassin's Creed, presentato prima da Microsoft e poi gameplay giocato da Ubisoft. Cosa c'è da dire? Sì, finalmente siamo davanti al capitolo che dovrebbe segnare il ritorno della saga, dopo svariati titoli molto altalenanti. Io personalmente ho giocato anche i più recenti, a parte Syndicate. E per quanto appunto mi abbiano divertito, tendenzialmente si riconosce un calo della serie abbastanza evidente, soprattutto nell'epicità, insomma, che propongono. È sempre quella roba lì. Se ti piace la giochi, puoi anche non giocarla tranquillamente. Sostanzialmente non lascia nulla di nuovo. Finalmente, dopo 2 anni di pausa, dopo 1 anno di pausa, vediamo arrivare questo titolo. Cosa hanno mostrato? Assolutamente. Scusate, interessante poi il fatto che sia ritornato Ashraf Ismael, che è colui che ha lavorato insieme al suo team a Black Flag, quindi Sembra che tu abbia l'unico di parlato al contrario per un traducente. attimo. È l'unico che hanno sfornato di fatto l'unico Assassin's Creed decente degli ultimi, cioè Black Flag, almeno a mio avviso. L'ambientazione, come sappiamo, è della città dell'Incaico egiziana, prima avanti Cristo, 49 avanti Cristo, se non ricordo male. Sarà forte l'iconografia divina egiziana, ovviamente, a cui si legherà molto probabilmente la nascita degli assassini. Si chiama Origins, non sa per Compresi niente. cobra giganti. Si Esatto, specula. poi c'è quella Amore. scena, no, del trailer con quel cobra gigante che non si capisce cosa è diventato. Si specula. E allora, quello che hanno Sam mostrato anche Fortress. nel gioco Sam Fortress, attenzione, grandi citazioni. Quello che hanno mostrato nel trailer, ma poi anche nel giocato, è stata una grandissima, una vasta mappa che sembra, a detta di chi poi è riuscito a provarlo, abbastanza, come dire, fedele all'Egitto. Ed Alla mappa enorme, reale sostanzialmente, soprattutto. ed è soprattutto enorme. Si parla di una mappa grande quanto quella di Black Flag, che inizialmente era, come dire, un'informazione che lascia un po' il tempo che trova, nel senso che la mappa di Black Flag era navigabile, non si andava in giro a piedi, le città erano inserite tramite caricamenti, quindi comunque erano delle istanze circoscritte. Mentre qui è stato confermato il fatto che non ci siano caricamenti all'interno del gioco, quindi tutto free roaming, Open tutto world, quindi libero, tutto open praticamente. world, senza alcuna soluzione di continuità, sostanzialmente. Questo
con questa mappa completamente così vasta, insomma, c'è da aspettarsi, diciamo, grandi cose, tanta roba da fare. Speriamo non ci sia solo fetch questing. Purtroppo della trama, non solo della contemporanea, ma di fatto anche della trama del gioco stesso, si sa veramente niente. Quindi Bene. rimane comunque il dubbio su quanto siano riusciti a riportare quell'epicità che aveva spinto il primo e il secondo capitolo della saga. Su questo si sa. Questo, cioè, io da non giocatore della serie, però ecco che non abbiano proprio minimamente accennato comunque da dire, cioè da risollevare anche un po' l'hype magari per i vecchi giocatori che Sì. comunque ormai quanti anni sono passati? 10 anni dal Diciamo, sì, primo, quest'anno è il cioè di decimo. risollevare un minimo, di fare anche un teaser, un qualcosa, cioè nulla, cioè mi sembra veramente il gioco, cioè il nuovo Assassin's Creed, ma cioè, boh, è un gioco nuovo più che un Assassin's Creed Sì, nuovo. sì, sì. Cioè, non so. Le cose, diciamo che sicuramente non fa piacere il fatto che non sia stato mostrato neanche una traccia di trama contemporanea che, almeno per quale sia stata la mia esperienza in Assassin's Creed, era il momento di maggior tensione insieme ad alcuni momenti della trama vissuta nell'Animus sostanzialmente. E fa un po' spavento, cioè io sono sincero, il gioco mi interessa molto, ma effettivamente le cose sono due. O veramente, come negli ultimi capitoli, la trama contemporanea non è assolutamente contemplata, cioè proprio un contentino, uno sfizio di 2 ore di gioco su 40, mettiamo, giusto per farti vedere che esiste l'Animus, oppure io quello che spero che si siano tenuti una mezza bomba nella saccoccia, sotto la gonna, insomma, che abbiano anche quella componente lì, ma non l'abbiano mostrata volutamente per lasciare, insomma, un po' di sorpresa, Un po' di perché suspense. anche, sì, perché anche il provato che comunque hanno fatto vedere, cioè il gameplay, comunque era di una recircoscritta della mappa, quindi cioè, comunque non mostrava l'interezza neanche di quella parte lì. Era una pre-alfa, aveva un po' di problemi, magari adesso ne parliamo, però sì, la Mamma mia. mancanza di questa Tanto a me è venuta in componente mente. narrativa abbastanza cioè, spaventa un pochino, vediamo cosa fanno. Mi è venuta in mente una teoria stranissima, così proprio adesso pensavo. Che stavo pensando a Metal Gear come appunto il 5, cioè dopo parecchi anni, però è rimasto un Metal Gear collegatissimo agli altri, no? E mi è venuto in mente, tra l'altro, che appunto questo Assassin's Creed non si, dopo, cioè, dopo il 4 non c'è ancora stato il 5, no? No, esatto. E mi è venuto in mente come la A dell'assassino di Assassin's Creed, il simbolo, se Sì. tu lo capovolgi viene una V, no? Se la specchi, cioè, magari. Adesso è follia, magari, però il prossimo anno esce il 5, che appunto si Spoilerissimo. ricollegherà, perché comunque immagino tipo una copertina figa con la e poi sotto magari specchiata sull'acqua o su uno specchio, su qualcosa, c'è la V che fa il 5 e si ritorna alla trama del vabbè, Allora, c'è una dovresti cosa andare a da lavorare dire. per Ubisoft qua. Esatto. E fagli un nuovo logo, soprattutto. Esatto. Comunque. Ah, no, però Comunque. boh, No, ovviamente così, il proprio fatto follia. secondo me è uno. Delirio. Allora, se Assassin's Creed Origins non si chiama Assassin's Creed 5, nessuno si chiama. Secondo me, nessun altro. Poi ci potranno stupire, ma non uscirà Assassin's Creed 5, perché questo Assassin's Creed deve sancire la rinascita della serie. E se non vuoi chiamare questo titolo Assassin's Creed 5, quindi dargli quell'importanza lì, è perché non, hai proprio abbandonato quel tipo di numerazione. Secondo me, perché se c'era un momento in cui chiamare un titolo Assassin's Creed 5 era questo. Se non lo fai adesso, vuol dire che veramente non hai interesse nel mantenere la numerazione. Seconda cosa velocissima, Black Flag si chiamava Assassin's Creed 4 Sì, per senza errore. motivo, sì. Cioè, Per errore. assolutamente non c'era nessun tipo di motivo per cui fosse considerabile il seguito diretto e corposo del 3. Sì, c'erano le sezioni di trama contemporanea, come ci sono state brevissimamente anche nei titoli dopo, però assolutamente non si poteva dire che portasse avanti la trama del 3, pur chiamandosi 4, ecco. No, a me come cosa c'è, cioè, interessa abbastanza, nel senso, ripeto, da non giocatore, però appunto mi ritrovo nella situazione del pensare, ok, l'Assassin's Creed è sempre uscito ogni anno, adesso vabbè, è saltato un anno, esce, è il gioco bello che verrà pubblicizzato un sacco per le varie console, venderà bene, che giocheranno tanti, da ragazzini, da adulti, da chi vuoi, però appunto chi comunque cazzarola li ha giocati tutti, che è, cioè, mi aspettavo veramente qualcosa per loro, più che. Cioè, Ma spero, allora, insomma, guarda, che ci io sia. sono grande, sono
Sono rimasto comunque colpito molto positivamente da quello che hanno fatto. Ho sentito pareri super discordanti Sì, io di parlavo solo persone. della trama, Ah, comunque pare parlavo solo della del trama. gioco. No, Purtroppo solo della sì, no. trama, Ah, però appunto ok, la vedi quella stiamo. cosa lì. Effettivamente hai ragione. Nel senso che non c'è stata proprio quel momento che dici, oh mio Dio, cioè questa scena qui, no, di qualche L'emozione non ho personaggio. sentito Questo tanto, anche da te assolutamente sì. appunto che abbiamo guardato No, no, è insieme vero, è le tre. vero. Non... Su questo non Dici ok, posso. è figo, è bello, poi sì, qualche problema appunto che ne parlerai adesso, No, però... perché secondo Boh. me dopo tanti anni uno anche perde le aspettative, dici. Però, ripeto, adesso stavo pensando appunto mentre ne parlava di Metal Gear Solid 5, che magari una volta ne parleremo se lo recupererete, che insomma, dopo tanti anni, però riesce a colpirti un po' nel al cuore, insomma. Ripensarci, Vabbè. dici. A ripensarci, dici. Come a ripensarci? No, dici Nel mentre lo senso, dopo giocava, tanto. lui dice mentre lo No, ma giocavo, sia dal anche se è trailer, sia uscito dal. tanti anni dopo, Sì, comunque dico. faceva parte della Metal Gear Infatti. Saga, Sì, cioè sostanzialmente. ti sentivi comunque preso anche emotivamente dal gioco, non dici ok, è il nuovo Metal Gear, ha un gameplay molto diverso dagli altri, però comunque mi sento all'interno di Metal Gear, mi Sì. sento all'interno dei personaggi e delle Capito, loro capito. storie, ecco, in quel senso lì. Sì, manca questa parte, indubbiamente, non l'hanno mostrata. Io penso, più che penso, spero che sia perché è nuovo, cioè nel senso non ha alcun attacco al precedente, se non magari volerne portare avanti la linea narrativa con un altro nuovo personaggio centrale, io spero così, che po possa riportare un po' quell'epicità che c'era nei primi. Io spero che sia per questo, nel senso di avere comunque qualcosa in mano di completamente nuovo che voglia essere altrettanto bello. Allora, io sinceramente che sia bello come lo è stato per me, l'Assassin's Creed 2, non ho moltissime speranze che avvenga. Penso sia un ottimo gioco che sicuramente giocherò, però tendenzialmente no, non penso sarà epocale, proprio perché quello che hanno mostrato mi ha sì interessato, però come dici te non c'è stata la scintilla del dire oh mio Dio, veramente questa cosa qui, no, devo Battuta un po' assolutamente grezza sapere. soprattutto. Sì, è stato molto, molto generico soprattutto il trailer che hanno mostrato, perché ok, sì, Assassin's Creed, ok, sì, l'Egitto, però come dici tu non c'era l'elemento iconico di Assassin's Creed. Poi con una formula così... possiamo dire diversa, svecchiata, insomma, è stato un po' difficile ricollegarlo all'epicità dei primi capitoli. Altri tempi, poi tanta concorrenza, tanti open world, cioè The Witcher Sì, 3 alla fine. parleremo anche di Lo quello, sì. stile, cioè. Perché andando un attimo avanti con la discussione, sì. Sì, vabbè, pure. Introduciamo qualche nuovo punto. Oltre alla meccanica completa, cioè l'esplosione completamente free roaming, si aggiunge un ciclo giorno-notte a cui partecipano le routine dei personaggi. Non avremo più degli NPC fissi che in un punto determinato che stanno lì giorno e notte pronti ad aspettare le nostre richieste, Giusto. ma i personaggi, appunto, gli NPC seguiranno questa sorta di routine giornaliera e saranno disponibili in determinate ore del giorno, in determinati luoghi, oppure proprio non disponibili. Alla Dragon Quest, diciamo, Sì. sotto alcuni punti di vista. Questa è una cosa che secondo me è anche interessante, che non è che si può dire sia, oh mio Dio, il nuovo Assassin's Creed ha introdotto questa meccanica, però è sicuramente una cosa che interessa nell'ambito di un open world. Poi c'è il cambiamento che secondo me è stato, senza secondo me, cioè è evidentemente quello maggiore, quello su cui probabilmente questo Origins punta, che è la transazione, cioè la traslazione, scusate, La traslazione. da action adventure a action RPG Sì, fatto e giusto, finito. giusto. Cavolo, Gli quella è bella. altri titoli, cioè ormai veramente avevano stufato in questa cosa del combat system basato su contrattacchi, su questa sorta di combattimento a turni per cui si faceva avanti dalla folla o comunque dalla scheda di nemici una alla volta, il contrattacco lo buttavi giù, avanti il prossimo, insomma. Che era tutto Questa così cosa molto facile, molto tutto molto ripetitivo. facile, cioè era veramente, cioè assolutamente, non ridicolo, cioè, sì, in alcuni momenti anche ridicolo, cioè veramente stavi fermo, creavi, possiamo dire, alla GTA un po' di casino, alzavi le tue stelline e continuavano ad arrivare delle guardie in continuazione, veramente lasciavi dietro di te le Esatto. pile di cadaveri one shottati. Quella cosa ovviamente a lungo andare ha stuccato tantissimo tutti, credo,
giocare ancora così era, secondo me sarebbe stato impossibile. Sì, E diciamo che infatti era hanno divertente completamente per un stravolto. capitolo, ecco. Sì, è stato divertente per 1 o 2 capitoli, poi dopo pian piano uno si aspettava qualcosina di più, e invece comunque, pur con delle micro evoluzioni, titolo dopo titolo, comunque Syndicate forse da quello che ho visto è quello che un pochino ha tentato anche di svecchiare questa meccanica, però bene o male comunque si rimaneva all'interno di questo action proprio, possiamo dire, banalissimo, cioè 2 tasti li uso per tutto il gioco, paro quasi qualsiasi colpo e sono a posto Esatto. per la vita sostanzialmente. Esatto. Adesso invece, proprio action RPG fatto e finito, non solo nel combat system, ma anche nel sistema di loot e di equipaggiamento, possiamo anche dire Souls-like, nel senso di Attenzione. effettivamente sì, ci assomiglia sì. inevitabilmente. Possiede 2 armi, una mano a un'arma, nell'altra lo scudo. Il combat system è basato su hitbox, non appunto su contrattacchi. Abbiamo le schivate, le Barra della rotolate, cioè vita, tra la l'altro, barra della vita, stanchetta esatto, ma sopra, è molto soprattutto il simile. sistema di livellamento. E questa Esatto. cosa qua assolutamente sì, c'era anche nei primi Assassin's Creed. Quel senso di micro progressione nel gioco, nello sbloccare, per esempio, mi ricordo nel primo Assassin's Creed e nel secondo che sbloccavi le barre di sincronizzazione dell'Animus, che erano poi la tua vita, cioè nel progredire nel gioco sbloccavi le nuove barre, nel secondo erano dei quadrettini, sostanzialmente dopo tot colpi venivi disconnesso dall'Animus e Esatto. aumentava la tua tolleranza a questi colpi, sostanzialmente, non era una vera e propria vita, sostanzialmente. Però già vedi, Quindi. adesso come me la dici così, molto Sì. figa a livello di coerenza poi del gioco. Sì, in Cioè, quello che si è trasformato, sì, assolutamente. però Non ho invece capito, qua scusami, non ho sì, ma sentito. Capisco. da come mi hai raccontato Sì. il fatto delle barrette dell'Animus di subire più Sì. colpi, sembra, cioè, molto figo, alla fine coerente con poi quello che era il gioco, quello che tu Sì. facevi. Invece qua forse andiamo, cioè, più sul classico generico, cioè, Più sul boh, giocoso, elimino insomma. nemici, mi potenzio, imparo abilità, ma così senza molto Anche sguardo. sta cosa, effettivamente, adesso che ci penso, il fatto che il personaggio abbia la vita, poi magari in realtà inizi il gioco e ti spiegano nei primi 10 secondi che non è la vita, ma ancora una volta la tua tolleranza al deviare dalla vera storia, dal ricordo, che poi ti porta alla morte sostanzialmente. Se muori hai deviato completamente dal ricordo, perché nel ricordo il giocatore, scusatemi, il personaggio non muore, quindi vieni disconnesso. Sostanzialmente Esatto. questo è È il come quando punto. uccidevi i civili, anche. Sì, esattamente, esattamente. Boh, vedremo anche come sarà questo sistema, appunto quanto sarà presente la trama contemporanea, perché a questo punto non escludo a priori che non esista. Cioè, che non esista proprio la trama contemporanea. Cioè, il fatto che tu stai giocando con Bakir, il personaggio, il protagonista, e sia la sua storia, Nome. appunto. Sì, hanno Oppure rivelato proprio il nome giusto Bali. alla fine un accenno, magari il primo Assassin's Creed, giusto che questo è un Origins, magari, ecco, tutto lì. Per Sì, assolutamente. Beh, ma sai dire. cos'è che, cioè, Sì, io l'Assassin's Creed 1, sì, no, speculoso. tu giustamente fai la tua speculazione, mi sembra, può essere, nel senso che non si sa. C'è anche da dire però che il Non avendo primo giocato Assassin's pure. Creed comunque Esatto, da è il primo Assassin's Creed, però non outsider. è la nascita degli assassini. Cioè, è la storia di un assassino molto importante all'interno del contesto narrativo. Il Forse uno primo, dei dici? Vabbè, più importanti. Sì, il primo Assassin's Creed. sì, Però non è la nascita, si sono. assolutamente. Cioè, a parte il fatto che è comunque ambientato 1200 anni dopo, ma al di là di questo, cioè, la confraternita comunque esiste, è già affermata nel mondo e ha già la sua influenza, piuttosto pesante. Cioè, è una cosa già Si sono avviata. aperti già per sequel, per forza. In questo caso assolutamente sì, perché si sono posti in una, come posso dire, in una fascia storica che è quella precedente ovviamente al primo Assassin's Creed, ma ben lungi dal primo Assassin's Creed, cioè siamo a 1200 anni prima circa, quindi c'è Esatto. tutto lo spazio di attingere ad altri contesti storici avanzati rispetto ad Origins, che però sono, come posso dire, indipendenti rispetto a quello che è Assassin's Creed. Il primo.
Beh, è facile pensare anche che continueranno, secondo me, sì, può essere, a saltare un anno di sviluppo, cioè a impiegarne due. Questo per farlo. Vedremo solamente, secondo me, quanto questa mossa avrà realmente valore all'interno dell'apprezzamento del gioco. Cioè, quanto questa mossa di aver aspettato un anno e quindi averci lavorato di più renderà poi nei fatti. No, se lo so, però dico, cioè, tu lo giocheresti un anno dopo un gioco del genere, cioè comunque l'RPG open world che fai le missioni, che ti potenti, cioè di nuovo sullo stesso, cioè il seguito di un gioco, sì, 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 un anno dopo già. Per Assassin's Creed è andato avanti per un bel pezzo così, però, ed però era probabilmente era ancora più monotono, no, non era questo, però era molto più monotono, sì, cioè, infatti poi dopo un po' sì, si sono rotti un po' tutti i capi. Sì, però di fatto era molto più monotono di quello che sembra essere questo. Vedremo, io sono più che contento se questo Origins è buono e prendono tra virgolette l'impegno di rendere la pubblicazione, se possiamo così chiamarla, meno frequente. In 2 anni meno frequente, anzi io sinceramente per come la penso dovrebbero proprio slegarsi dal fatto di esce fra 2 anni, cioè esce quando il gioco è pronto, cioè io la penso un po' più così che non fra 2 anni, cioè quando il gioco è pronto esce. Poi è chiaro che ci sono dei limiti dettati dall'industria, dalla tempistica, esatto, assolutamente, però sì, cioè, per come lavora Ubisoft, cioè, ci prendiamo la pausa di un anno, cioè, punto, cioè, è comunque una pausa più lunga, ma super circoscritta. Certo. Cioè, non è una cosa, cioè, non è il gioco di Fumito Ueda che esce dopo 10 anni e non si sa veramente niente di cosa stanno facendo nel mezzo, o del Kingdom Hearts 3 che è veramente ormai diventata una barzelletta. Per dire, cioè, sono molto chiusi. Secondo me dovrebbero essere un attimino più liberi. Poi capisco ovviamente che avranno le loro esigenze a livello proprio economico. Poi, comunque, finendo il pippotto sul combat system, per essere un po' più preciso, abbiate niente più contro attacchi a turno. Sembra tutto in real time, nel senso appunto proprio come i Souls, sostanzialmente le schivate vengono fatte schivando l'hitbox avversaria, ci sono le parate, e sembra proprio ispirarsi un pochino anche alle meccaniche di The Witcher 3, un po' più appunto legate al Souls-like, diciamo che c'è proprio questa componente dell'avere quello scudo in mano e di fare la parata a tempo che è molto molto legata ai Souls sostanzialmente. Hanno fatto vedere un briciolo di combattimento anche sott'acqua contro animali. Sì, molto. Quindi, insomma, sembra strano, sì. Strano per la serie, molto diverso. Sì. Livello di ippopotamo. E insomma, a livello di combat system, io non dico che non potevo chiedere di meglio che la figata spaziale, però hanno veramente ribaltato tutto, sì, il gioco, e questo mi fa veramente ben sperare. Spero venga ottimizzato a dovere, perché insomma... Esatto, perché poi arrivano adesso un po' di problemucci dell'alfa che erano abbastanza evidenti. Molto, molto grezzo, sì, animazioni anche, stranamente. Assolutamente, beh, quella cosa lì, allora secondo me non può arrivare alla fine. Intelligenza artificiale. Cioè, quella cosa lì era una build che avevano loro... e che hanno deciso di mostrare. Sì, 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 no, ma a parte le animazioni ripetute del nemico colpito dalla lancia, sì, ma anche l'animazione del personaggio principale. Sì, 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 ma poi anche lui come è disegnato molto, non è molto raffinato, molto, cioè è molto, sì, sporco è... come... Sì, infatti, infatti. Questo sì, è quello invece che hanno mostrato. Sulle lamentele delle scalate, delle robe, cioè, allora, io c'era questo dubbio che ho risolto poi andando informandomi nelle tracce delle varie stampe specializzate, che effettivamente quando l'avevano fatto vedere in Ubisoft il giocato sembrava che lui potesse effettivamente proprio alla Z arrampicarsi ovunque, ed è così, di fatti è così, può arrampicarsi ovunque, è completamente libero su qualsiasi parete. Ah, ok. Cioè è completamente libero, l'arrampicata è molto veloce, è molto... È stata una copiatina o cosa? Non so se era voluto o meno, io dico... Che insomma, voglio dire, comunque il gioco non è in sviluppo da 3 mesi, cioè è in sviluppo da 3-4 anni, se non sbaglio. Ma più che la possibilità però di farlo, era il fatto, ho sentito almeno da altri appassionati della serie, che mancano un po' quegli edifici alti, quelle robe, cioè alla fine... No, mancano totalmente. Cioè la meccanica di sincronizzazione è puro fanservice. Non è... Quello spezzone che hanno fatto vedere, se non sbaglio, di lui che sale sopra il punto alto, diciamo, e si guarda la città. Se non vado errato, non serve per sbloccare la mappa, è solo un modo per farti ma a parte lo vedere... sbloccaggio, è proprio in generale, cioè edifici alti che tu ci sali, quindi salti da un edificio all'altro per andare da un punto a un punto. Ma io ho visto una parte di giocato
Cioè, nel senso, ci sono gli edifici che probabilmente gli egiziani possedevano al tempo e non ho riscontrato grossissimi problemi. È vero che effettivamente in alcuni Assassin's Creed c'erano delle scalate molto alte da fare che ti portavano veramente in punti molto elevati sulla mappa. Qui questo non so dire, ovviamente. La mappa non è stata svelata nella sua interezza e quindi insomma, vedremo. Secondo me, anche se esistono queste alture, sicuramente potranno essere delle piramidi. Se tutto è scalato, se tutto è scalabile, assolutamente, quello sarà la prima cosa da vedere. Ma le piramidi se non le fanno, vabbè, non No, ambientarlo in vabbè, ma Egitto. allora, cioè, se c'è una cosa che ha sempre mantenuto forte Assassin's Creed, pure nella mediocrità negli ultimi capitoli, La è coerenza. assolutamente la fedeltà storica. Quindi, Meno male. storica e diciamo di ambientazione geografica. Quindi, cioè, le piramidi ci saranno e come? C'è cioè, pure la scena in cui lui scivola giù nella piramide, cioè, veramente, se a questo punto non ci sono, boh, mi sembrerebbe molto strano, insomma. Cioè, se non hai intenzione di farlo, non farlo in Egitto. Cioè, se lo fai in Egitto, ci metti le Esatto. piramidi e scali le Ma piramidi. sì, Cioè, mi una sembra troppo basilare come cavolata la cosa. mia, però, insomma. E niente, l'ultima cosa, poi passo la parola a Ale, è che ho visto che si è generalmente sollevato questo coro di mi aspettavo che cambiasse di più, sostanzialmente, per renderlo semplice, quando invece, secondo me, hanno fatto il giusto. Vedremo come sarà appunto il reparto narrativo, ma questo comunque ce lo dirà solo giocare il gioco. Non poteva dircelo comunque un trailer per quanto potesse mettere hype, Esatto, ricordiamo. però ha fatto la cosa giusta. Cioè, no, lato estetico di Assassin's Creed per me personalmente non è mai stato un problema. Anche Unity, che forse è quello che ha avuto più problemi all'interno di tutta la saga, cioè, comunque esteticamente era un gran gioco. Cioè, proprio anche solo a livello di mera grafica era fatto molto bene, secondo me. E Sì. questa via non andava, secondo me, modificata, così come anche il vestito da assassino. Cioè, quella era la linea di Assassin's Creed estetica, che non è mai stato un problema nella serie. Di conseguenza, hanno fatto bene a mantenere quella linea estetica, secondo me. C'era bisogno di cambiare il combat system? Lo hanno fatto. Ci divertirà? Lo sapremo solamente quando giocheremo al gioco, ovviamente. Esatto. Ce lo dirai, ce lo racconterai. Ve lo Giusto, racconterò in giustamente. futuro. Faremo un episodio solo Volevi dire con. qualcosa, Matt, che ti avevo sentito prima? No, niente. Faremo un episodio con Odyssey, con Assassin's Creed, con Monster Esatto, Hunter, che ora perfetto. tocca a te. Allora, Monster Hunter annunciato nella conferenza Sony. Sinceramente, mi aveva lasciato abbastanza tiepidino l'annuncio perché? Per due motivi. Prima dell'annuncio, prima della conferenza, c'era stato un rumor che voleva un Monster Hunter esclusivo PS4, ma scremato da molte meccaniche, semplificato, occidentalizzato, chiamatelo come volete, e quindi ho detto: Adatto era un po' bella dubbio, merda. bella merda. Poi ho visto Monster Hunter World, ho detto: non è che è questo, perché comunque il trailer è stato abbastanza, cioè, breve, diciamo, non molto figo. Alla fine, nel trailer non è bellissimo. Se andiamo, cioè, se rivedete il trailer proprio della conferenza, parlo precisamente. Vabbè, Non è intenso. bellissimo, graficamente un po' così, cioè sì, nuovo PS4, ok. Poi, dopo sono arrivate le dichiarazioni ufficiali da parte di Capcom e lì si è scoperto che è un capitolo ufficiale, Monster Hunter World, nuovo Monster Hunter, uscirà per PlayStation 4, Xbox e PC e sarà appunto un capitolo importante della serie perché è proprio il rilancio, l'innovazione totale ormai una serie veramente vecchia che insomma continuava a Rilancio del brand. macinare soldi sì su 3DS ma anche basta dai. Allora qua mi sono segnato due robe che ho visto poi successivamente in un video rilasciato da Capcom di 25 minuti di gameplay veramente veramente interessanti. Ah, intanto gira su motore proprietario di Capcom, l'AMT Framework, ci hanno fatto Resident Evil 5 per esempio, robe così. Ah, sì, Poi allora così vecchio. rispetto a Tra come? virgolette, così vecchio, tra virgolette, oppure rimodernizzato.
Beh, rimane realizzato, sì, parla. Sì, adesso ho detto Resident Evil 5 per mi veniva in mente quello, ma comunque sì, Ok. diciamo, è un motore alla fine che si vede che non è la roba di ultra di nuova generazione, però comunque per Monster Hunter è Fa notevole, il suo sono lavoro, ok. molti effetti Era proprio citati. così arretrato che va bene pure quello di Resident Evil 5. Era Ah, così vabbè, ma sai arretrato che che. cioè, il motore alla fine, cioè, si evolvono. Sì, assolutamente. Ho preso Resident Evil 5 come esempio, ecco, Certo, perché ma sì, visto era che gli per fare altri una avevano il battuta. motore vecchio da PlayStation 2, gli altri, anche quello su 3DS, gli ultimi, alla fine quel motore lì. Comunque, Esatto. novità quali sono? Allora, intanto è doppiato, una novità abbastanza buona, si vede il personaggio, appunto, che la ragazza della Gilda che parla al cacciatore. La mappa è sempre stata divisa in varie zone con caricamenti per ogni zona per ogni zona appunto. Invece qua hanno cancellato totalmente questa cosa, hanno reso quindi la zona tutta esplorabile Figo. senza caricamenti, Un cioè open world praticamente qua. sempre divisa a numeri per ovviamente aiutarsi comunque se magari ci sarà l'oggetto specifico in quell'area come gli altri, ma appunto, non avrei bisogno volta di caricare, star lì, cioè potrei andare magari direttamente da un'area all'altra, tagliando, appunto, andando dritto in linea d'aria, ecco, senza stare a passare da altre aree. Perfetto. Poi è migliorato tanto la raccolta degli oggetti, la raccolta, utilizzo e la scelta, perché La raccolta, sì. Velocemente, anche mentre si cammina puoi raccogliere la terra, appunto, senza che ti fermi lì a sì. ravanare per terra, a picconare, roba. Mamma mia, che bello Sì, che sì, era. sì. Ti fermavi, ravanavi per terra e gli In altri un ti secondo, sì, scagazzavano esatto. In un secondo addosso. raccogli, hai pure l'anteprima degli oggetti che stai raccogliendo, quindi sai già cosa stai per raccogliere, magari non ti serve e non lo raccogli. Invece alcuni ho visto che c'è il punto interrogativo, quindi magari saranno oggetti particolarmente rari o più casuali, ecco. Ah, giusto. Poi torna la possibilità di nuotare sott'acqua, ma non ci sarà il combattimento subacqueo come nel Monster Hunter 3 su Wii, che insomma era una roba, cioè, impossibile, veramente. Vabbè, già il Da, proprio da. combattimento è difficile su terra di Sì, Monster Hunter, esatto. figuriamoci. Poi torna la possibilità di saltare sui mostri come dal 4 in poi, Wow. ma con la possibilità di spostarsi da sopra al mostro nelle varie zone, quindi coda, schiena o testa, quindi modificare il danno che si fa e pa parti del corpo rotte eventuali, più la possibilità di tirare fuori l'arma principale che si ha, quindi perché quando si sale sul mosso in genere si usa il coltello base che ha il cacciatore dietro la schiena, no? E comincia a martellare, diciamo, martellare col coltello, tra l'altro segnatevelo. Sì, E presente. puoi tirare fuori, ovviamente se il mosso riesci a, insomma, sta fermo che non ti sbilancia, puoi tirare fuori la tua arma, in quel caso nel video fa vedere uno spadone, e fare un attacco caricato proprio da sopra al mosso. In più si possono utilizzare anche oggetti sopra il mosso, quindi ho visto che si può lanciare tipo delle bombe, conficcargli tipo delle bombe nel corpo e farle esplodere mentre tu sei sopra. Poi Bello. c'è un. Gli shortcut tornano, beh, ci sono sempre stati i shortcut, però erano abbastanza scriptati comunque sempre da un caricamento, cioè tu ti potevi lanciare magari o potevi scalare qualcosa, ma comunque poi ci sarebbe stato il caricamento che ti portava nell'area. Qua invece c'è una sorta di una specie di fune. Avete presente il dispositivo di Attack on Titan, no? Sì, Il sì, sì. dispositivo di manovra, ecco, con una fune sola praticamente la lancia si attacca e lo ritira subito su. Interessante. Si può attaccare sia a parti di appunto di ambientazione, come anche a dei mostri, tipo visto che si può attaccare anche a dei mostri volanti e che i mostri volanti poi volano e lo portano su Ma è un altro spettacolare mostro. sta Sì, cosa. spettacolare, veramente devastante. Giusto. Poi novità anche importantissima, cioè abbastanza particolare, la quantità dei danni inflitti si può selezionare, cioè puoi far mostrare i numeri di danno E che fai. finalmente direi, finalmente. Ma Non si capiva mai che cazzo facesse. non avrà comunque gli HP Ma questo segnati, non è neanche gli status, importante. Una però i volta che danni vedi che quanto fai danno comunque fai. saranno segnati, puoi anche elevarli ovviamente. Eh sì. Multiplayer a 4 assolutamente torna con la possibilità molto figa di avere il drop in e drop out dei giocatori, ovvero tu inizi la quest,
stai lottando con un mostro, vedi che è difficile, lanci, c'è proprio la pistola a razzo segnalatore, lanci e ti arriva un giocatore, un cacciatore che ti aiuta nella lotta, con chat vocale, testuale ovviamente. E c'è il fuoco amico, hanno aggiunto, che mi sa Addirittura, che non accidenti. c'era negli altri, mi Ma gli è pare. passa sta cosa? C'era solo con i... non lo so, sì, boh, bizzarro, però ha messo il fuoco amico, a quanto pare. Bestemmi. Poi, armi, follia anche qua perché ci sono praticamente tutte le armi dei capitoli principali, quindi 15 tipi, cioè a spadone, spada lunga, doppie spade, Poi corno, comincia a mischiare spada lancia, spada. bastone insetto, sì, robe proprio anche il bastone insetto che è una delle ultime aggiunte. Poi, cosa interessante ancora di più, nelle quest ci sarà la possibilità di cambiare armi ed equipaggiamenti proprio all'interno della quest, quindi tornando nella tenda, e prendere altre missioni mentre stai facendo una quest. Quindi non ci saranno più le situazioni ridicole dei vecchi del c'ho la missione 1 che devi raccogliere 5 funghi, la missione 2 che devi raccogliere 5 erbe, la missione 3 che devi raccogliere Che 5 palle. non so, fiori. Invece lì probabilmente, immagino, dato che si può, potrai appunto prendere queste quest e tu nel mentre che esplori, che stai facendo la quest principale magari di caccia al mostro, ti raccogli le robe e te le completi, capito? Direi anche Grazie a Dio, anche finalmente. questo. Grazie a Dio, sì, ma infatti sono cose, cioè. Poi, le armi l'ho detto. Ah, poi oggetti ritornano, i classici oggetti, la quantità abnorme che c'è, più oggetti speciali che dovrebbero avere un cooldown, tipo il mantello che si vede anche nel trailer, praticamente indossa quel mantello e il mostro non lo vede, non so se vi Sì, ricordate. è Quello presente. invisibile di Harry Potter. Sì, esatto, una sorta di, sì, tipo quello. Giorno e notte, dinamico, quindi mentre giochi potrà diventare notte e viceversa. Bene. Poi, ecco, dato che manca, dato l'assenza che ho parlato prima delle zone divise della mappa, per trovare il mostro sarebbe un problema, perché cioè, non sai dov'è, Certo. dovresti girare veramente a caso, anche perché le mappe sono molto vaste. Non è open world a livello di ok, c'ho la zona lì, poi c'ho la zona là, cioè sono sempre le macro aree Sì, classiche del aperte. gioco, ma sono comunque open di loro. Hai tipo gli indizi. Sì, ci sono le, sì, appunto, ci sono queste lucciole scout chiamate, praticamente le lucciole scout seguono il mostro in base alle tracce che tu trovi, quindi trovi l'orma lasciata a terra. E guadagni appunto queste potenzi, diciamo, queste lucciole che quindi inseguiranno meglio il coso, oppure trovi del muco attaccato all'albero e allora e Ma è così via, tipo. fino a tu segui queste lucciole e arrivi al mostro. Più appunto, più ne trovi, maggiore sarà la Ah, ok, precisione. ne devi trovare, non è un tipo un sesto senso, cioè No, sono no, cioè cose più tracce fisiche. trovi, maggiore sarà la precisione delle lucciole, appunto. E ste lucciole sono robe fisiche proprio, oppure Sì, una sorta di sono sesto lucciole che tu senso? vedi. È Poi, un ovviamente, oggetto, quando cioè tu, capisci? cioè, tu hai trovato un mostro di quella zona, ovviamente, dopo che l'hai trovato la prima volta, bene o male saprai la zona che più o meno si muove. Quindi, Ah, cioè, certo. non è che ogni volta stare lì a cercare tracce in tutta la mappa per trovarlo. Cioè, sai che Interessante più o meno quello, è ti lì, fa sai che è nel ricordare. numero magari 4, in guardi nella zona 4, più o meno è facile che lo trovi. Poi, altra cosa interessante, oltre alle classiche trappole, ci saranno trappole naturali. Ma veramente delle robe fighissime, ho visto. Tipo? Tipo, allora, intanto ce n'è una che ho visto assurda, dove praticamente sale in un nido di Rathalos, questo drago rosso gigantesco, lo fa atterrare sopra praticamente sopra una cascata, diciamo, cioè si vede che c'è dall'altra parte c'è una cascata, rompe una diga naturale. Rompe una diga, quindi casca sia lui sia il personaggio che il mostro cascano di sotto, cioè una roba devastante, veramente. Sarà ovviamente, immagino, sempre così scriptato, però cioè, è fighissimo da vedere. Bello. Ovviamente fai danno al mostro in questo modo, oppure altre trappole, fare infilare mostri in mezzo alle liane e quindi poi vengono bloccati a terra da tutto sto fogliame, farci cadere un masso enorme sopra usando la fionda e spaccando appunto ste liane che lo tengono, tutte robe molto, molto fighe, cioè meccanica diciamo di una caccia quasi reale, cioè che ti fa inseguire, no? Lo freghi un po', azione stealth tra l'altro, che non Sì, l'ho detto, esatto. Poi si ti puoi basa tutto su nascondere in questo, mezzo alle quindi. foglie e studiarti un po' il mostro, stare attento anche ai minion ovviamente che magari ti potrebbero dare fastidio.
Il crafting classico, quindi elimina il mostro tot volte in base a quanti pezzi ti servono, insomma. Più però miglioria le spiegazioni dei bonus finalmente, che insomma Oh, sono amica, veramente anche quello, veramente cioè incredibile. criptiche. Debolezze e vantaggi sia di armi che armature, insomma, più anche la barra dinamica dell'acutezza dell'arma, cioè più che dinamica, nel senso tu la vedi bene il momento in cui Sì, sta non per ti diventare dice gialla. improvvisamente, oh, guarda. Infatti, la vedi proprio bene, c'è cioè proprio la barra che, mamma mia, cioè, fighissimo, fighissimo. Altissimi, Proprio sì. la roba che non mi aspettavo, perché vendo via, appunto, meno male che dopo mi sono informato, che ho visto Sembra una da non figata come esaltato, cosa. sono diventato veramente, è diventato il gioco che più attendo di più, perché sembra fighissimo, cioè, Fantastico. proprio, mamma mia. Ci Ma poi hype. invece, piccola domanda, se non hai visto delle scene, poi mi confermerai anche te, di veri e propri combattimenti tra i mostri stessi. Ah, vero, vero, hai ragione. Sì, l'ecosistema è migliorato, succedeva anche negli altri. Rarissimamente, o meglio, più che succedeva, diciamo che se incontravi due mostri nello stesso momento e facevano degli attacchi particolarmente magari ad area, particolarmente pesanti, oppure si scontravano un po', che poi scontravano, si compenetravano gli Esatto. poligoni, Vabbè, il danno comunque lo faceva, cioè il danno lo sì. subiva il C'era mostro, fuoco amico, c'era sostanzialmente. fuoco amico tra i mostri. Qua Fuoco invece mosto. esiste un vero e proprio ecosistema dove c'è il mostro più dominante che attacca il mostro più debole in Il quel caso, predatore. sì. Quindi si vede, infatti, intanto si vede una scena all'inizio molto, molto bella di un mostro che incontra il cacciatore che si mangia un mostro di quelli Ah, invece quella specie di erbivori. serpente. No, no, sì, più no, tipo Che tipo si vede proprio che un'iguana gli sembra che lo passa ingoia, che attraverso. si allarga tutta la Che pancia. Sì, schifo. molto, molto figo. Gorissimo. E poi si vede sempre il Rathalos nel nido, praticamente il Produs lì che stava giocando aveva attirato l'altro mostro da sto Rathalos in sto nido, è arrivato, allora ha cominciato a sputargli fuoco, poi l'ha preso con le zampe, l'ha tirato tipo in aria, l'ha rifatto cadere, l'ha ripreso, cioè comunque un'interazione Bello. molto, molto bella Infatti hanno detto che sarà una meccanica interessante che magari ti aiuta a eliminare mostri anche in quel momento magari molto difficili per te, magari per come sei messo con l'equipaggiamento, ma appunto grazie all'aiuto che ti darà il predatore, se lo trovi, insomma, se è presente nella mappa, riuscirai magari a eliminarlo, ecco. Molto interessante. Poi Madonna, no, sì. l'ultima cosa proprio sui combattimenti, poi veramente Sì. chiudo. Sono scomparsi gli stili che erano presenti. Io il Generation, ecco, è l'unico che non ho giocato tanto in realtà, perché aspettavo il Double Cross su Switch E eventualmente, ma a invece quanto pare non uscirà. Però poi vabbè, hanno annunciato questo, anche chi se ne frega. non uscirà, dai. Praticamente gli stili cosa sono? Erano abilità di selezionare quattro stili diversi e avere abilità differenti per ogni arma, abilità speciali, diciamo delle skill classiche attivabili. Invece qua hanno implementato praticamente le idee che avevano su quello nei moveset delle armi, cioè quindi non ci saranno stili attivabili. Tu avrai l'arma, se cioè, la impari a usare, fai dei moveset fighi. Infatti, si vedono delle azioni bellissime di alcune armi, tipo praticamente fa vedere che uno con il martello scivola, fa proprio una scivolata, quindi si può fare anche la scivolata proprio fisicamente. Scivola, quindi fa un po' di prende velocità, carica l'attacco in corsa caricato col martello, quindi brilla tutto di rosso. Allora fa il salto, rotea 3 volte su se stesso in frontale, tipo front flip, no? Rotola 3 volte e colpisce il mostro in un attacco potentissimo, no? Cioè, Devastante, mamma mia, cioè, devastante. veramente, veramente. Lo sono guardato tipo 2 volte quella scena. Sì. Cioè, poi diceva tipo che c'era Sta piangendo. era uno dei, appunto, non mi ricordo se era il producer o il director, comunque appassionato di martelli, cioè lui era la sua arma preferita, quindi ha detto: no, adesso lo rifaccio vedere, e allora si è la scivolata l'ha rifatta. Spettacolo. No, così dico, finalmente, poi tu che sei più esperto di me, correggimi, che la cosa che più praticamente ho odiato, avendo giocato per qualche ora, per 20-25 ore solo Generation, cioè veramente quegli stili e quelle abilità attivabili solo tramite il touch, se non la prima, con una combinazione improbabile di tasti, era fastidiosissima. Sì, esatto, qua hanno Invece così, tutto invece, tutto implementato, sì. integrato, veramente sembra funzionare molto, molto, No, molto no, meglio. decisamente, decisamente.
prima era veramente intrattabile, cioè era veramente, cioè quelle abilità lì non erano, per me, per la mia abilità, non erano proprio, quelle abilità manuale non erano attivabili, non era pensabile. Qua sembra abbia fatto un super lavoro veramente, cioè hanno proprio dato proprio delle loro forze per questo titolo, cioè è veramente bello, veramente veramente proprio super hype, non vedo l'ora. Quindi in Occidente ormai è questo, ormai Monster Hunter ha fatto questa traslazione, perché sì, se da noi non arriva neanche la versione, diciamo, remastered, chiamiamola sì, così, su Switch. Io credo che sia un motivo quello, secondo me, credo, perché non avrebbe comunque senso, cioè intanto XX Switch, che è uscito di recente su Wii U in Giappone, mi pare, sì, deve ancora uscire. E comunque, cioè, ormai la versione 3DS è da dimenticare, ma soprattutto quello Switch, se deve ancora uscire e non hanno piani, vuol dire che devono ancora tutto tradurlo, quindi uscirebbe, sì, se proprio volessero, ma uscirebbe per forza di cose nel 2018, perché comunque i tempi di traduzione dal giapponese si sa che sono lunghissimi, ma che senso ha che poi, cioè, poco dopo ti esce quello super mega, certo, cioè, esce il World, non... Poi per i piani che hanno su 3DS non è che, insomma... Come? I piani che hanno per il 3DS... Beh, hanno tirato fuori le bombe finali, diciamo. No, no, poi... però nel senso, parlavo di Erika, sì, lui... di Occidente, sì, quindi, cioè, ormai l'XX hanno evitato di, a parte che il Generation, che è l'X, sarebbe il giapponese, ci hanno messo un po' a far uscire, però appunto hanno lanciato quello, poi l'XX ormai l'hanno abbandonato su 3DS, su Switch si sperava arrivasse in Occidente, ma ormai non hanno piani, e questo è annunciato per il prossimo anno, quindi uscirà direttamente questo e basta, cioè ormai il Monster Hunter poi con XX Switch si chiude quella... Sì, che è una mossa a mio parere intelligente comunque, perché brevemente, cioè, mi insegni anche tu che quel tipo di Monster Hunter lì va moltissimo in Giappone, pochissimo in Occidente, quindi... Ma allora, no, il fatto è che... il fatto è che, cioè sì, allora, la serie di per sé solo giapponese, cioè proprio i numeri che fa in combinati America e Europa, penso che non arrivino veramente minimamente a... cioè proprio non ci arrivano a toccare il minimo storico del giapponese, cioè della serie, perché veramente lì fai proprio tanti milioni di copie su 3DS. Il problema, cioè, era appunto sarebbe potuto magari uscire su Switch il nuovo Monster Hunter, ovviamente sarebbe dovuto essere ridimensionato, perché questa roba qua su Switch non avrebbe potuto girare, però come parlavo prima a Matt, prima di iniziare la registrazione del podcast, Switch, cioè, appena uscita, a pochi milioni venduti, per quanto Monster Hunter farebbe un richiamo fortissimo, però è inevitabile che non sono i quasi 70 milioni di PlayStation 4 più i 30 milioni di Xbox One più il mondo PC, che potrebbe essere la cosa più devastante, perché su PC è un gioco perfetto, cioè alla fine gioco. Cioè, da multiplayer, cioè con la chat, con le robe, cioè, e non hanno mai avuto nessuno, a parte in Asia, non hanno mai avuto nessun Monster Hunter su computer, cioè, è inevitabile che un progetto così ambizioso veramente ha fatto un lavorone, cioè io già mi aspettavo, per dire, meno armi, magari mi aspettavo qualcosa di magari fanno un po' perché comunque è dura. Invece mica, quando ho visto il menu che lì cambia arma e si vedono i 15 tipi di armi, ci ho detto cazzarola, cioè allora ci è andato proprio dentro secco, cioè. Certo. Vabbè, perché diciamocelo, perché l'altra formula, quella vecchia, cioè hanno deciso di darla in passo solamente i giapponesi, perché... Si è mutato. Sei andato via. Comunque, Sì, ho capito cosa chiedo, scusa. No, volevo dire semplicemente, magari ci guadagnano pure a non tradurla per le nostre lingue e a tenersela per il Giappone, per Switch, dove venderà solo. No, infatti, per Switch è giusto il contentino, perché comunque il grosso XX l'ha già venduto su 3DS, certo, cioè l'hanno già fatto, è già venduto, stop. Questo sarà il nuovo anche per i giapponesi, spero che, cioè, penso che ne venderanno di PlayStation 4 stavolta. Fra Dragon Quest 11 e questo, certo, secondo me sarà un bel boost anche di PlayStation 4 in Giappone. Ma speriamo, vabbè, le premesse ci sono. Sì, io lo comprerò, questo proprio Day One assicurato. Ah, Day One. Sì, sono proprio a 1000. Cioè, è andato. Mi ha già ordinato 7 copie su Amazon, anche se sì. Insieme alla limite da 800 di Assassin's Creed. Quindi ne ho ordinate ben 3. 900, non 12. Va bene, dai.
si può. Va bene, abbiamo parlato abbastanza, abbiamo sforato le due ore, mi sembra di poter dire. Sì, direi. Quindi di sì. Ben oltre. Ma non so se te la forti. Senti del rant, giusto che ci siamo. No, ragazzi. Abbiamo ancora un po' di tempo? No, non c'è tempo. Per me no. Fa niente. No, vabbè, dai, no. Un'altra volta. Non diciamo di cosa. Lasciamo la suspense perché è arrivato fino a qua, cioè nessuno. Esatto, quindi non se lo meritano. No. Vabbè. Esatto. Va bene, salutiamo, anzi, saluta Ale. Ciao a tutti. Saluta Matt. Ciao a tutti. Vi saluto anche io, minchia la tristezza di questi saluti, veramente, ma è abbastanza tardi. E niente, abbiamo deciso di far diventare il post bisettimanale per avere più notizie di cui parlare. E per avere ma quando? Veramente... Ma perché? Ma chi l'ha detto? A noi no, non hai parlato. No, vedete, comunque sono cercheremo, passati due settimane, no, sì. No, dai, stavamo zitti e sembrava tutto calcolato. No, dai, uscirà, dai, cioè, cerchiamo di far uscire comunque, sì, massimo, dai, diciamo due settimane, sì, esatto. Però insomma, vediamo un attimo anche come va la situazione. Sì, vediamo, bisettimanale, poi quando ce, quando ce la facciamo una settimana, però vedremo. Ma sì, dai. Tanto. Vedremo. Ci stiamo. Però quando tutto. Uscirà Monster Hunter, mi sa che ci sarò, quindi a registrare, perché sarò a giocare. Arrivederci, ragazzi. Salutiamo tutti, speriamo vi siete divertiti. Eh? Grazie per essere arrivati fino a qui. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.